Buongiorno a tutti, autorità presenti, signore e signori, sono Rosanna Reneri del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e vi do il benvenuto alla giornata italiana per i diritti per l'infanzia e l'adolescenza che si celebra nel 32esimo anniversario della firma della Convenzione ONU sull'infanzia e l'adolescenza. Questa è una giornata governativa organizzata con una legge dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con l'IDI, l'Istituto degli Innocenti di Firenze e con il Comitato Italiano per l'UNICEF. Infanzia e adolescenza e diritto al futuro, questo è il titolo di questa edizione. E voglio ricordare che è prevista una diretta streaming sul sito del Dipartimento, dunque www.famiglia.governo.it. Ad aprire i saluti istituzionali della mattinata è il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, che invito a salire sul palco. Buongiorno a tutte e a tutti, davvero solo un saluto, un di benvenuto, un ringraziamento a partire dalle autorità presenti, dalla Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, la senatrice Ronzulli, dall'autorità garante per l'infanzia Carla Garlatti. Permettetemi di ringraziare tutti i membri che sono qui presenti dell'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza che hanno tenacemente e con grande passione lavorato per la redazione del nuovo Piano Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza che sta per concludere in via definitiva con un passaggio in Consiglio dei Ministri la sua approvazione. Un ringraziamento, un benvenuto molto caloroso a tutte le ragazze e ragazzi che abbiamo voluto fattivamente essere oggi protagonisti dei nostri lavori, ad UNICEF che ci sta aiutando nell'animazione dei lavori, all'Istituto degli Innocenti che è partner sempre così presente nei nostri lavori e poi in anticipo di questa giornata, perché il lavoro che ha portato questa giornata è stato un lavoro davvero svolto con grande passione educativa e con grande straordinaria competenza e professionalità, un ringraziamento mio personale al Dipartimento per le politiche per la famiglia, a partire dai suoi dirigenti, ovviamente dalla capo del Dipartimento, la consigliera Ilaria Antonini. Ecco, oggi è una giornata che io credo possa segnare un passaggio importante in un momento in cui il nostro Paese ha rialzato lo sguardo di speranza, di gusto del futuro, nel quale noi oggi scegliamo di mettere al centro le voci, le vite, le attese, le speranze e anche le paure, le incertezze a cui dobbiamo insieme trovare una risposta delle ragazze e dei ragazzi. Quindi chiudo davvero questo saluto iniziale augurando che siano lavori proficui e che abbiano davvero in mente qual è la direzione delle nostre politiche. Dare quel diritto al futuro scelto oggi come azione concreta nel quale investire le nostre politiche fattive a partire dall'adesso. Un grazie anche ovviamente a Maria Latella e poi a Roberto Inciocchi che ci raggiungerà per aver accettato di moderare questa nostra giornata. Sono certa che la sensibilità che sempre hanno dimostrato l'intelligenza sarà su questi temi in particolare sarà ulteriormente un elemento di valore per la nostra riflessione e il nostro lavoro. Quindi grazie davvero di cuore a tutti e a tutti e buon lavoro a tutti noi. Grazie Ministra Bonetti. Ascoltiamo adesso l'intervento della Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che per motivi istituzionali precedenti non è presente con noi oggi, però ci ha voluto comunque donare un suo messaggio video e così garantire il suo intervento anche oggi. Prego la regia di mandare in onda il video. Buongiorno a tutti. Sono felice di portare il mio saluto in occasione di questa importante iniziativa promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia e dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
Un appuntamento a cui guardo con particolare interesse e per il quale desidero ringraziare il ministro Elena Bonetti, la presidente Licia Ronzulli, i componenti della commissione, gli illustri relatori e tutti coloro che si sono dedicati alla sua organizzazione. Un'occasione preziosa per confrontarci sulle problematiche di oggi, su come bambini e adolescenti hanno vissuto l'emergenza pandemica e su come stanno attraversando questa fase di ripartenza. Sono stati loro i grandi invisibili della pandemia. Metterli al centro del nostro progetto per il futuro è una delle priorità di oggi. È un percorso da realizzare insieme, dando voce alle loro idee, alle loro proposte e alle loro richieste. Ce lo insegna la Convenzione ONU del 1989, che ne ha fatto uno dei suoi punti cardine, insieme al principio del superiore interesse dei minori. L'ascolto dei più piccoli va coltivato ovunque, nelle sedi dove possono esprimere i loro diritti in maniera formale, ma anche nella vita di tutti i giorni, in famiglia, nelle scuole, nei luoghi di sport e di svago, perché solo dando fiducia ai nostri bambini e adolescenti possiamo consentire loro di valorizzare al massimo le loro capacità e di realizzare appieno la loro inesauribile creatività. Non sottovalutiamoli mai. Ascoltiamo quello che hanno da dirci per costruire insieme un domani ancora più ricco di opportunità per i loro e per i nostri sogni. Da loro abbiamo tanto da imparare, perché sono i veri protagonisti dell'Italia e del mondo che verrà, la nostra principale risorsa, la nostra inesauribile energia. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente Casellati. I saluti istituzionali continuano con l'intervento adesso della Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, la senatrice Licia Ronzulli. Signor Ministro, autorità, signori e signori, ragazzi e ragazze, intanto vi ringrazio per essere qui oggi. Per noi oggi la Giornata Internazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza non è soltanto un giorno celebrativo, ma riteniamo invece che debba essere un appuntamento di tutti coloro che con diverse responsabilità, competenze, ambiti, vogliono sapere dove, come, quando il loro impegno per i diritti dei bambini e degli adolescenti può produrre risultati migliori. E a proposito di impegno, non potevamo celebrare meglio questa giornata con la bellissima notizia arrivata ieri dal Consiglio dei Ministri, e quindi l'assegno unico per i figli diventa realtà. È una promessa mantenuta da questo governo, è appunto anche un impegno del ministro Bonetti. È un impegno che dà più forza a chi mette al mondo un bambino e che ci dà la possibilità di guardare finalmente al futuro con più speranza. Dicevo che dopo tanti mesi nei quali i convegni e tutta l'attività in presenza sono stati interdetti o limitati, oggi ci incontriamo finalmente in presenza. Come molti di voi ricorderanno, lo scorso anno anche l'evento celebrativo per la giornata dell'infanzia e dell'adolescenza si era svolto online. Sono quindi molto felice che, grazie ai risultati di questa campagna vaccinale, della quale credo molto profondamente, sia stato possibile quest'anno tornare ad incontrarci di persona. Ma soprattutto sono molto felice di poter avere qui voi ragazzi e ragazze dell'Istituto Manin, dell'Istituto Visconti. Siete già al lavoro, so che potete sentirmi. Voi, ciao, come tanti altri adolescenti e bambini e bambine, avete più di tutto vissuto sulla vostra pelle tutta la drammaticità della pandemia. Voi che siete stati costretti a stare a casa, privati della socialità,
e relegati per lunghi periodi ad una forma di didattica, la DAD, alienante e sicuramente non paragonabile alla didattica in presenza alla quale siete abituati. La scuola è infatti socialità, formazione, cultura e crescita. L'evento di oggi lo dedichiamo proprio a voi, che qui rappresentate il mondo dell'adolescenza. Quindi vorrei ringraziare le vostre presidi, i vostri professori che hanno reso possibile la vostra partecipazione all'evento di oggi e anche al progetto realizzato proprio con gli esperti dell'UNICEF, che colgo l'occasione ovviamente di ringraziare unitamente al Ministro Bonetti e tutto lo staff del Dipartimento per la Famiglia con i quali abbiamo organizzato questo evento e ovviamente un ringraziamento mio personale, ma penso di tutta la Commissione Infanzia, di lavoro molto sentito, alla dottoressa Andreuccioli che è un po' la nostra colonna portante. Ragazzi, noi oggi vogliamo restituirvi la centralità che meritate. Vogliamo che questa occasione sia un momento di dialogo, di riflessione sul vostro futuro e sui vostri diritti e quindi sugli obblighi e i doveri che gravano su di noi proprio come istituzioni. Sapete, ragazzi e ragazze, la commissione che mi onoro di presiedere è un po' un'eccezione nello scenario parlamentare e di questo ne vado anche molto orgogliosa. Abbiamo recentemente approvato il parere da rendere al Governo sul Piano Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza ed è stato proprio approvato all'unanimità. Il Piano Nazionale, lo ricordo, è lo strumento programmatorio con il quale si pianificano gli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza. La tutela dei vostri diritti è al di sopra dell'appartenenza politico-partitica. La nostra mission istitutiva ci impone di lavorare perché i vostri diritti siano veramente attuati. Lavorare per fare in modo che sia fatto quanto necessario per il vostro sviluppo. Vogliamo che voi cresciate in maniera giusta. Abbiamo questo dovere e questo dovere vogliamo portarlo avanti ed ecco perché una volta all'anno ricordiamo la firma della Convenzione di New York, ecco perché oggi c'è la giornata dell'infanzia e dell'adolescenza. Proprio la Convenzione, l'articolo 6, ci impone di garantire il diritto al futuro di tutti i bambini e gli adolescenti. È proprio del vostro diritto al futuro che vogliamo discutere oggi. Un futuro che la pandemia ha messo davvero a dura prova. Durante la pandemia le disuguaglianze nel paese si sono allargate e i bambini e gli adolescenti infatti hanno pagato davvero un prezzo molto alto. Ma adesso anche grazie alle risorse stanziate del PNRR si aprono opportunità di finanziamento fondamentali per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare ritengo che oggi come non mai sia necessario investire per contrastare la povertà minorile, un fenomeno di preoccupante crescita. Alcune stime dicono che nel 2020 ci sono oltre 1.300.000 minori in condizioni di povertà, una povertà non solo economica ma come sappiamo anche educativa, sulla quale hanno indubbiamente influito le limitazioni nell'accesso alla scuola e ai servizi educativi durante i mesi del lockdown. Mancati investimenti hanno alimentato la dispersione, il fallimento scolastico e la povertà tra i più giovani. Basti pensare che l'Italia spende per l'istruzione e l'università il 4% del PIL rispetto al 4,6% della media europea. Quindi ritengo che per un primo passo importante sia stato fatto col rifinanziamento del Fondo per la Povertà Educativa, previsto dal disegno della legge di bilancio che ha iniziato proprio questa settimana il suo iter al Senato. E vediamo se riusciamo in sede parlamentare ad incrementare ulteriormente queste risorse. Quando parliamo di povertà nel nostro Paese, purtroppo, e questo lo confesso mi lascia davvero sbalordita, parliamo anche di povertà alimentare. Già prima del Covid alcune statistiche ci dicono che il 6% dei bambini fino a 15 anni, quasi mezzo milione pensate, non poteva consumare un pasto dall'adeguato contenuto proteico al giorno. E con la chiusura della scuola circa 160.000 bambini in povertà alimentare che mangiavano a mensa e quindi avevano la possibilità di fare quel pasto a mensa hanno perso l'opportunità almeno di quel pasto proteico di buona qualità. E poi c'è anche il problema della forte disuguaglianza nell'accesso alle mense scolastiche. Il 44% degli alunni della primaria,
non usufruisce del servizio mensa, perché su 40.000 edifici scolastici soltanto 10.000 hanno una mensa. E quindi ci sono orti di vari regionali e il 63% non frequenta una classe a tempo pieno. Sempre con riguardo al mondo della scuola, ricordo che il PNRR prevede una specifica azione relativa al potenziamento dei servizi di istruzione, proponendosi di aumentare l'offerta dei posti negli asili nidi con uno stanziamento di 4,6 miliardi di euro per 5 anni, fino al 2026. Il piano di investimento vuole garantire un aumento o miglioramento dell'offerta educativa per la fascia 0-6 anni. Tra nido e scuola dell'infanzia si provvederà quindi alla creazione di 200.000 nuovi posti. E l'offerta dei nuovi posti deve garantire anche condizioni di accesso, almeno in prospettiva, meglio gratuito o comunque semigratuito, per favorire la frequenza dei bambini appartenenti alle famiglie in condizione economica modesta, perché altrimenti ci ritroveremmo con, come abbiamo già visto, ad avere nidi vuoti perché è troppo costosi per le famiglie. Quindi dobbiamo fare in modo che l'accesso ai servizi sia consentito in tutto il territorio nazionale, superando il divario che purtroppo esiste nel territorio nazionale e che vede di fatto penalizzate le regioni del Mezzogiorno. Nel PNRR si interviene peraltro sui servizi della prima infanzia, per il contrasto alle disuguaglianze nelle opportunità educative tra bambini, per una maggiore parità di genere e una maggiore condivisione dei carichi di cura familiare. Al potenziamento dell'offerta però deve accompagnarsi, come abbiamo precisato anche in questo caso nel nostro parere sul piano, anche un ampliamento dei congedi parentali, e in questo senso il disegno di legge di bilancio fa un piccolo passo rendendo strutturale dal 2022 il congedo di paternità, e sia quello obbligatorio che quello facoltativo, ed è un piccolo passo ma sicuramente qualcosa per rendere fattiva anche la responsabilità genitoriale. Ancora un altro aspetto del quale tengo molto, non solo come presidente, come parlamentare e quindi come politica, ma prima ancora come cittadina e come donna e come mamma di una bambina, è la necessità di investire per contrastare gli stereotipi e assicurare quindi una vera parità di genere. Le bambine e le ragazze hanno migliori rendimenti a scuola e tuttavia, entrando nel mondo del lavoro, si scontrano con disparità e discriminazioni di genere. Persistono infatti le differenze salariali tra uomo e donna e anche le disparità del carico del lavoro domestico. Il cammino per una piena parità purtroppo è ancora lungo. Le ragazze sono ancora poco presenti negli ambiti di studio STEM, per esempio, e il bias di genere si riscontra anche nelle competenze digitali. Ho quindi apprezzato non solo gli obiettivi concreti fissati nel piano per assicurare il superamento di questo gap fra maschi e femmine, ma anche la scelta di utilizzare per la prima volta un linguaggio rispettoso del genere, quindi non più soltanto bambini e ragazzi, ma anche finalmente bambine e ragazze. Poi è evidente la necessità di contrastare un altro forte gap che separa il nostro paese dalla media europea, il gap digitale. L'Italia registra purtroppo livelli di competenze digitali molto bassi anche fra i nativi digitali e quindi proprio come voi. E questo è preoccupante per le generazioni, soprattutto se consideriamo che gli strumenti digitali possono essere utilizzati in ottica di partecipazione civica e di cittadinanza digitale. Da questo punto di vista ho prestato e condiviso gli importanti stanziamenti previsti nel PNRR per la promozione della transizione digitale e delle competenze digitali dei minori. Nella shopping bag che oggi vi abbiamo dato, ragazzi, troverete due pubblicazioni della Commissione bicamerale. Si tratta di due documenti approvati e sono rispettivamente sui temi del bullismo, del cyberbullismo e sul fenomeno della violenza tra e ai danni dei minori. Ebbene, uno degli aspetti che comune le due indagini è proprio il profilo della rete. Internet è una fonte di opportunità sicuramente per la socializzazione, per lo studio, ma anche ha un lato oscuro che lo rende uno degli strumenti attraverso il quale i fenomeni criminosi vengono perpetrati. Per questo occorre che i ragazzi e le ragazze siano consapevoli dei rischi, ma prima ancora
sappiano come ci si deve comportare in rete. I comportamenti che sono vietati nella vita reale devono esserlo anche in quella virtuale. Questi sono solo alcuni dei numerosi temi sui quali ci confronteremo non solo oggi nel corso di questa mattinata, ma anche nei prossimi anni per assicurare la piena attuazione dei diritti dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dobbiamo impegnarci come istituzioni affinché il nostro lavoro e il nostro confronto non restino o comunque non siano percepiti soprattutto da voi ragazzi e quindi dai titolari di questi diritti come un mero, visto che adesso va molto di moda, bla bla bla. Grazie a tutti. Grazie Presidente Ronzulli per l'interessante intervento che ha assicurato ai lavori. Ora continuiamo con i saluti istituzionali e chiedo all'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti di salire sul palco. Buongiorno a tutti, buongiorno all'autorità, ai presenti e anche a coloro che ci seguono da remoto. Ringrazio per avermi chiamata in questa importante giornata. Un saluto particolare ai ragazzi dell'Istituto Manin Visconti che sono attualmente impegnati in un laboratorio sulla partecipazione, argomento sul quale mi soffermerò seppure brevemente perché mi sta particolarmente a cuore. Bene, oggi siamo qui per festeggiare, per ricordare, per celebrare la giornata nazionale, internazionale dei diritti dell'infanzia. È un'occasione per fare un po' il punto su quelli che sono i diritti dei minori, o meglio, è una giornata che per fare un po' il punto su qual è lo stato di attuazione dei diritti delle persone di minore età. Perché innanzitutto su quanto i minori li conoscano e sotto questo profilo dobbiamo prendere atto che non tutti i minori sono consapevoli di avere dei diritti, ma siamo soprattutto chiamati a verificare come sono stati attuati. Quest'anno si celebra il trentennale della ratifica in Italia della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, una convenzione che ha avuto un successo straordinario perché sono stati 196 paesi a sottoscriverla. Una convenzione straordinaria perché ha voluto fare una piccola grande rivoluzione, cioè ricordare a tutti che le persone minori di età, e lo dico appositamente, non parlo di minorenni, ma parlo di persone minori di età, sono non soltanto oggetto di diritto, ma sono soggetti di diritto, sono cioè titolari di diritto. Ecco, io quest'anno, questa autorità garante ha voluto puntare l'attenzione su due profili. Innanzitutto che ci sono diritti dei minori, che i minori hanno diritto appunto ad esercitarli e abbiamo notato, abbiamo dovuto constatare come questi diritti possano essere facilmente compressi. La pandemia ha reso difficile, impossibile l'esercizio di diritti che potevano essere dati per scontati, il diritto all'istruzione, il diritto al gioco, al tempo libero. E quindi ha voluto lanciare una pubblicità che verrà diffusa attraverso le reti della RAI, che ringrazio fin d'ora, quindi il Dipartimento per la Comunicazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che pone l'accento anche sulla responsabilità degli adulti, perché il fatto che i minori siano titolari di diritti non significa far venire meno la responsabilità degli adulti nell'aiutarli a crescere, nel guidarli. La responsabilità degli adulti non viene meno, sono loro che devono aiutarli a crescere, anche aiutarli ad accettare gli sbagli, ad accettare le sfide. I bambini, i ragazzi hanno diritto di crescere in modo sano, di imparare, ma anche di sbagliare, e noi adulti abbiamo questa responsabilità.
Un secondo punto che mi sta particolarmente a cuore e che rappresenta la realizzazione di uno dei diritti della Convenzione ONU, che è l'articolo, in particolare l'articolo 12, è quello appunto del diritto dei minori ad essere ascoltati e a partecipare ai processi decisionali che li riguardano. Ed è attenzione, l'ascolto dei minori e il diritto alla loro partecipazione è un modo per realizzare altri loro diritti. I minori hanno diritto ad essere ascoltati, hanno diritto soprattutto a dire e esprimere liberamente la loro opinione ed è un dovere nostro, un dovere di noi adulti, prendere in adeguata considerazione quelle che sono le loro esigenze e tradurle, renderle effettive secondo quel principio del superiore interesse del minore che è uno dei cardini fondamentali, quel faro, quella linea guida che deve essere seguito da tutte le istituzioni nel momento stesso in cui si va ad impattare con una decisione direttamente o indirettamente sui diritti dei minori. Ed è proprio per questo che nella giornata di ieri, giornata in cui l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha celebrato questa ricorrenza della giornata mondiale dell'infanzia, che ho voluto formulare una sorta di, a me piace chiamarlo manifesto, una raccomandazione, una sollecitazione, una raccomandazione, ecco, rivolta all'amministrazione attiva affinché questo diritto diventi un diritto effettivo. Io voglio ricordare che già il piano infanzia, abbiamo qui la ministra Bonetti che ne è l'anima, ricorda come tra le varie azioni che vengono proposte, l'azione numero 25, se non sbaglio, prevede proprio che ci sia una norma che disciplina la partecipazione dei minori alla vita pubblica. E io mi rivolgo appunto alle istituzioni affinché mi piace pensare ad un'Italia in cui tutte le decisioni che riguardano appunto direttamente o indirettamente i ragazzi vengono assunte avendo tenuto in considerazione quelle che sono le loro esigenze a diversi livelli, partendo naturalmente da quello che sta più vicino, la famiglia, la scuola, gli enti locali. Proprio ieri, per spiegarmi meglio, ho voluto fare un esempio banale ma spero efficace. Se si deve costruire un parco, se un comune deve realizzare un parco, ma perché non vogliamo chiedere ai ragazzi dove vogliono che questo parco venga fatto? In un luogo o in un altro? In quel luogo perché è più facile accedere con la bicicletta o a piedi, mentre se viene fatto in un'altra zona della città sarà impossibile per loro raggiungerlo se non vengono accompagnate dal papà e la mamma? Oppure ancora, una mensa scolastica. È importante l'istituto della mensa scolastica, ma perché non chiediamo ai ragazzi dove vorrebbero che questa mensa scolastica venisse fatta, con quali modalità anzi vorrebbero che venisse fatta. E poi, attenzione, noi dobbiamo rendere conto delle nostre decisioni. Ascoltare i ragazzi non necessariamente significa poi fare quello che loro hanno detto, ma tenere in considerazione le loro esigenze, eventualmente anche per contrastarle o per non seguirle. Ma qual è la differenza? Che noi dobbiamo spiegare a loro perché in quel momento non le abbiamo seguite. E allora mi rivolgo appunto all'amministrazione attiva perché quando assume una decisione tenga conto della volontà dei ragazzi. Mi rivolgo alle scuole perché per diventare cittadini consapevoli di domani bisogna cominciare adesso, bisogna cominciare ad educare attraverso l'educazione civica, aiutare i ragazzi a rendersi responsabili di quella che è la res pubblica. Naturalmente ciò avviene secondo l'età, secondo l'argomento che viene preso in considerazione, ma è importante che ci sia una sensibilizzazione in questo senso. Mi rivolgo poi al governo perché metta a disposizione una piattaforma sulla quale i ragazzi possono, è un diritto, non è un dovere, esprimere la loro opinione. Nel nostro ambito devo dire che noi abbiamo lanciato adesso la campagna La scuola che vorrei attraverso la piattaforma scuola.net con una serie di domande che sono state formulate dalla consulta dei ragazzi e delle ragazze, organismo che vuole realizzare proprio l'ascolto dei minori all'interno dell'autorità garante.
i quali hanno formulato delle domande ai quali i ragazzi stanno rispondendo in maniera, devo dire, molto significativa, e all'esito della quale noi potremo vedere quale tipo di norme potranno essere suggerite all'amministrazione attiva. E poi, dicevo, mi rivolgo ancora una volta al legislatore, proprio perché deve l'ascolto del minore deve essere canalizzato in una norma primaria. Ricordavo appunto quello che dice il piano infanzia. È importante che ci sia una norma che regolamenta, che rende strutturale, che non rende occasionale l'ascolto del minore. Questo perché? Perché soltanto rendendo un ascolto strutturale, organizzato e non soltanto sporadico, come ce ne sono, perché esempi in giro ce ne sono nei comuni, nelle scuole, la stessa autorità garante, vi dicevo, con la consulta dei ragazzi, esempi ce ne sono, ma se non lo si fa in maniera canalizzato, strutturale, non potrà mai essere idoneo a influenzare le politiche dell'infanzia. Ed è importante che ci sia questo, perché poi sarà responsabilità nostra il monitoraggio, rendere conto. Perché alla fine di questo, dicevo che è un manifesto che si sviluppa in 5 punti, e l'ultimo è quello della richiesta di una giornata nazionale della partecipazione. E qui sicuramente ci sarà dell'ironia, perché di giornate celebrative proprio non ne sentiamo la mancanza, dato il numero che già è presente. Ma l'importanza della giornata celebrativa, come quella che stiamo facendo adesso, è quella di accendere un faro, di richiamare l'attenzione, ma soprattutto di obbligare ogni anno, quando c'è la giornata celebrativa di quel diritto, a chiedersi cosa è stato fatto per realizzare quel diritto, se poteva essere fatto di più e che cosa noi potremmo fare ancora. Insomma, concludo, mi avvio alla conclusione un po' da dove ero partita. Mi piace pensare ad un'Italia dove le decisioni che riguardano i ragazzi, bambini e ragazzi, vengono assunte tenendo in debita considerazione quella che è la loro opinione, e ai quali venga poi restituito questo loro ascolto. Ci sia quindi un monitoraggio, una restituzione, perché questo ce lo dice la Convenzione dell'ONU, non soltanto perché ce lo dice la Convenzione dell'ONU, e anche il Comitato ONU più volte si è espresso in questo senso, ma perché è utile ed importante per noi, per la crescita di questo Paese, in un momento in cui, sia pure con tanta difficoltà, ma stiamo uscendo da una crisi profonda che ha un po' stravolto tutti i nostri modi di vivere. Buon lavoro a tutti e grazie ancora. Grazie, grazie Garante per il suo intervento. Adesso i saluti istituzionali continuano con l'intervento della vicepresidente della Commissione europea, Dubravka Šuica, che avremo in collegamento da Bruxelles. Chiaramente il suo intervento in lingua, però allo schermo di destra potete seguire la trascrizione del suo intervento. Buongiorno, good morning. Buongiorno, Commissioner. The floor is yours. Thank you. Dear Minister Bonetti, Excellencies, ladies and gentlemen, I am pleased to address you here today on the occasion of the National Italian Children's Day. It coincides with the Universal Children's Day, whose theme this year is A Better Future for Every Child. Children's rights are human rights, everywhere, for everyone, at all times. As we celebrate Universal Children's Day, we are reminded that every child across the world should enjoy the same rights and live free from discrimination and intimidation of any kind. The promotion, the protection and fulfillment of children's rights is a core priority for the European Union. With the European Union strategy on the rights of the child, the European Union is renewing its commitment to this important cause,
It is a major policy initiative put forward by the Commission to better protect all children, to help them fulfill their rights, and to place them right at the center of European Union policy making. The strategy and our work in this field are both anchored in the United Nations Convention on the Rights of the Child. Our strategy is a living document and sets out 40 concrete actions ranging from child participation to child-friendly justice, socioeconomic inclusion, the protection from all forms of violence, to empowering children in the digital environment. And our commitment to protect and fulfill children's rights is universal through our development and cooperation policies, as well as our humanitarian work. We help improve the protection of children and their rights across the world. It also includes recommendations for actions by other European Union institutions, member states, and stakeholders. Here, I would like to reiterate that for the strategy to have maximum impact on the ground, its endorsement and implementation by our member states is indispensable. I therefore thank the Italian government for the progress made in transposing the child guarantee, which is a key component of the child rights strategy. If we want a better future for children, we need to consult them and listen to what they really want and need now, and what they need at this moment now. After all, they are the experts in matters that concern them. Therefore, child participation is another central part of our work. And we already started to walk the talk. Our child rights strategy is the first ever European Union policy document that was drafted together with children. The views of more than 10,000 children from the European Union worldwide have been incorporated in its priorities and actions. Three child-friendly versions have been developed with children, including for children with intellectual and learning disabilities. We are proud of this progress made and committed to continue on that path. Dear ladies and gentlemen, the right to a real future for children can only be guaranteed if every child has an equal start in life. This also means combating child poverty and exclusion. Why is this so important? In 2020, 24.2% of children in the European Union were at risk of poverty or social exclusion, more than working-age adults and older people. The COVID-19 pandemic has only amplified this unacceptable reality. If we are serious about wanting to put an end to the cycle of poverty and disadvantage across generations, we need to step up our efforts to strengthen the socioeconomic inclusion of all children. This will also help us achieve genuine intergenerational solidarity. Promoting equal opportunities is critical for children at a higher risk of discrimination and social exclusion. For example, some children face challenges in accessing to services depending on the region of the country where they live. Children with disabilities, children of parents who are out of work, ethnic minorities, migrants, asylum seekers face higher cost related barriers to education, such as on school trips, books, and school meals. Therefore, the realization of the rights of every child needs concerted efforts from several actors. Member states are key to ensure that children's rights are respected and promoted on the ground. In this vein, I warmly welcome Italy's work in this field as one of the countries which are part of the pilot projects of the European Child Guarantee. As I understand, one of the pilot projects aims at improving access for the most needed to family and community-based care and support services, as well as to skill building and school-to-work transition for children and adolescents, including those transitioning to adulthood. I am particularly impressed by the innovative family support service you are setting up. We firmly believe that to ensure a child's best development, we must support families and help lift those in need out of poverty. The European Commission is determined to leave no child behind. In our work with our parents, we must reach out to the most vulnerable in their health,
to invest in their education and strengthen child protection systems. Investing in children and young persons contributes to the achievement of the United Nations Sustainable Development Goal 1 by breaking the intergenerational cycles of disadvantage. Europe needs the vision, engagement, and participation of all children and young people to build a better future for all. Therefore, young people between 16 and 25 are an integral part of the deliberations on the Conference on the Future of Europe. Empowering and including the young will also be a key objective of the next year, European Year of Youth. The strong participation of the young generation at the COP26 in Glasgow is yet another testimonial to their much needed activism and contributions. Dear Excellencies, dear ladies and gentlemen, let us ensure together that each and every child and young person inside the European Union, and indeed beyond, can live up to realize their dreams. While the future of the world is in children's hands, we must never forget that children's futures are also in our hands. There is no greater responsibility. There is no greater opportunity. I thank you very much, and we look forward to our continued close cooperation. Thank you, Commissioner. Thank you very much. La commissaria ci ha regalato un intervento molto più lungo di quello che noi avevamo in trascrizione. Ora invito a salire sul palco la capodipartimento per la politica della famiglia, la consigliera Ilaria Antonini. Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Ho la fortuna di chiudere questa fase di saluti istituzionali e quindi cercherò di essere il più breve possibile. E poi sperimentiamo una formula davvero nuova. Noi adulti qui parliamo dei ragazzi, delle ragazze, e loro sono lì che lavorano. E quindi abbiamo come sottofondo il loro vociare, le loro parole, e quindi questo ci fa sentire oggi un po' speciali. Saluto la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, grazie. La Presidente della Commissione parlamentare Infanzia e Adolescenza, che ci ha dovuti lasciare, tutti i componenti della Commissione che hanno condiviso con noi l'organizzazione e la realizzazione di questo evento, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, le altre autorità, i presenti qui oggi, anche fra loro i componenti dell'osservatorio, e coloro che sono collegati in diretta streaming. Saluto e ringrazio fortemente la Presidente dell'Istituto degli Innocenti, che non è potuta essere presente oggi, e la Presidente del Comitato Italiano per UNICEF, Carmela Pace, che invece è qui con noi, ringraziandole per la preziosa collaborazione offerta per realizzare questo evento. Poi un saluto caloroso alle ragazze e ai ragazzi impegnati e che quindi non ci stanno ascoltando nel loro lavoro, nel loro laboratorio, e vi spiegherò poi che cosa stanno predisponendo, i ragazzi quindi degli istituti Manin e Visconti di Roma, e i ragazzi dell'alberghiero Amerigo Vespucci, sempre di Roma, che oggi ci hanno offerto questo stupendo coffee break e ci offriranno un light lunch più tardi. E poi il ringraziamento, visto che a scendere ora sono io, è alle persone del mio dipartimento che hanno reso veramente possibile questo evento. E mi riferisco ai nostri ghostwriter che scrivono e ci aiutano a gestire e realizzare gli eventi, ai comunicatori, anzi le comunicatrici, perché sono tutte donne, attenzione, la comunicazione sta andando in mano alle donne, vediamo che cosa succederà. Ovviamente scherzo, ma è vero, da noi le ragazze che si occupano di comunicazione gestiscono da sole tutta questa fase. Ringrazio i funzionari contabili amministrativi che hanno reso possibile qui svolgere questo evento in questa meravigliosa location, e le segreterie tecniche tutte. Allora, due parole da parte mia su questa giornata. È una giornata, secondo me, speciale per almeno due ragioni.
Una, perché è stato già detto e bisogna dirlo, oggi è in presenza, in realtà è in un formato ibrido perché ancora abbiamo il Covid e qui non possiamo essere in molti, ma l'anno scorso, lo ricordava la Presidente Ronzulli, eravamo tutti tristemente da remoto. Siamo presenti, ma è una ripartenza del Paese, perché in realtà essere presenti qui è la conseguenza della riapertura di tutto, dei servizi per la prima infanzia, delle scuole, di tutti, di ogni ordine e grado, e dei luoghi di comunità dove i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine finalmente si incontrano. Quindi mi riferisco anche a tutte quelle situazioni di educazione non formale e informale che per prime abbiamo cercato con la Ministra di aprire già nel periodo di lockdown. Oggi non solo quelle, quindi, ma anche i luoghi istituzionali dove i ragazzi si incontrano sono aperti. Questo significa che oggi abbiamo una nuova responsabilità e che da questo non si può tornare indietro. Allora, il diritto al futuro oggi inizia e continua per noi, affinché sia garantito, nonostante l'emergenza, nonostante la pandemia, che questi bambini e bambini, questi ragazzi e queste ragazze, continuino a vivere esperienze della loro comunità. La seconda ragione che rende speciale la giornata è che c'è un contesto politico assolutamente favorevole, lo diceva la Presidente Ronzulli. C'è un'attenzione in questa legislatura alle tematiche che riguardano i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e c'è non solo un'attenzione, ci sono azioni concrete a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che rappresentano il primo vero mattone sul quale costruire i loro diritti. E quindi questo è un momento per celebrare anche questa fase particolare. Mi soffermo oggi, come la garante ha voluto fare, su uno dei diritti. Anch'io lo voglio fare per dare prosecuzione all'intervento della garante e testimonianza della concretezza del lavoro già svolto. Allora, l'articolo 12 della Convenzione, cioè il diritto di essere ascoltati, lo sapete, è il diritto che permea la Convenzione ONU, è il diritto con cui si legge tutto il resto dei diritti della Convenzione stessa, ed è stato equiparato dal Comitato ONU al diritto dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita e allo sviluppo, e quindi questo significa che è il diritto più fra quelli più importanti e che non può non essere esaudito. Il diritto di essere ascoltati, che come diceva la garante poi si concretizza nella partecipazione, è stato un principio ispiratore del quinto piano nazionale infanzia e adolescenza. Il quinto piano, è stato detto, ha ricevuto i pareri favorevoli all'unanimità della commissione parlamentare, il parere favorevole del garante infanzia e adolescenza, il parere favorevole della conferenza unificata e quindi delle regioni, delle province e dei comuni. Ci sono state delle osservazioni che sono state recepite, la ministra a breve proporrà il testo al Consiglio dei Ministri, e quindi il quinto piano nazionale infanzia e adolescenza, che attendevamo dal 2016, che è il documento programmatico nazionale più importante, dove sono inserite tutte le azioni che il governo e tutti gli attori istituzionali e la società civile si impegnano insieme a realizzare per l'infanzia e l'adolescenza, è ormai è quasi realizzato. Con un decreto del Presidente della Repubblica sarà adottato a breve, speriamo. Ora, per la prima volta in questo piano, che cosa è stato fatto per la partecipazione? Abbiamo in realtà tre azioni, e questa volta c'è un'altra novità. Questo piano ha avuto la fortuna di essere stato scritto quando si scriveva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi l'abbiamo concepito con delle schede azione che hanno la tempistica, che hanno delle fasi,
che un po' ricordano il piano nazionale presentato poi a Bruxelles per la ripresa e resilienza italiana. Quindi le azioni che si trovano lì sono azioni non solo concrete ma fattibili, che avendo dei passaggi, un timing, possono essere monitorate. Sempre questo dicevano nei discorsi introduttivi: non basta solo scrivere le azioni, non basta iniziare ad attuarle, dobbiamo monitorare, e l'Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza si è impegnato a farlo, che queste azioni siano realizzate. Le azioni sono tre. C'è anzitutto la definizione di linee guida perché la nazionali, affinché la partecipazione diventi un modulo realizzabile nell'operato dell'amministrazione. Perché le linee guida? Le linee guida sono uno strumento efficacissimo nell'azione amministrativa, perché sciolgono quei nodi interpretativi, quelle difficoltà attuative che noi operatori amministrativi incontriamo e bloccano l'azione che magari il governo ci impone di fare. Queste linee guida ci siamo portati avanti, sono già scritte, l'Osservatorio le ha prodotte, Sergio Bottiglioni, che ringrazio, dopo salirà sul palco, ci racconterà l'esperienza della costruzione di questo documento. Quindi avremo le linee guida e il loro monitoraggio, cioè tutti gli attori istituzionali che prenderanno delle decisioni, faceva gli esempi l'autorità garante, che riguardano i fanciulli, dovranno seguire questi format, queste linee guida, per inglobare la partecipazione dei più giovani nelle loro decisioni. Seconda azione. Il piano ha un'importantissima azione, questa è una novità, e ringrazio l'istruzione, l'università e la ricerca che ci hanno aiutato a costruire questa scheda. Non basta che ci siano dei moduli di partecipazione, bisogna che i nostri insegnanti, coloro che hanno a che fare con i più piccoli, sappiano cosa significa farli partecipare e li aiutino nella consapevolezza di questo aspetto della partecipazione. E quindi in questa scheda molto tecnica sono previste azioni che uniscono corsi di studio e li ne generano di nuovi, perché ci siano degli insegnanti formati sulla partecipazione. Ultima azione, quella diciamo la più importante, che ci sia una norma che istituisca il diritto di partecipare nell'ordinamento, serve. Questo è un impegno ovviamente che il piano indica al legislatore, e quindi è una cosa che rivolgiamo al nostro Parlamento. Ultima cosa, in realtà il piano non ha solo queste tre azioni come suo frutto dell'attenzione alla partecipazione. Il piano ha avuto un gruppo di lavoro che è stato dedicato solo a questo, trasversale, anche questa è una nuova modalità, e che quindi nelle tre macro aree del piano, che sono l'educazione, l'equità e l'empowerment, cioè il rafforzamento, la consapevolezza di cittadinanza dei più giovani, questo quinto gruppo è stato trasversale, ha raccolto i coordinatori di tutti gli altri, ha seguito i lavori di tutti e ne ha permeato le altre azioni e le scelte. E per ultima cosa, il piano avrà un report allegato, che è il report con il quale sono stati ascoltati i ragazzi e le ragazze sul piano e gli sono state poste domande su che cosa è per loro e come si realizza la partecipazione. Il report è interessantissimo, il campione è ampio, sono più di 1600 ragazzi, sono 11 ragazzi di 11 regioni e di 19 istituti comprensivi del paese. Che cosa è emerso? Allora, i ragazzi hanno detto questo, che il piano dice la partecipazione è un caleidoscopio, cioè è un caleidoscopio che guardano gli occhi dei più giovani e vedono i loro diritti declinarsi. Loro hanno detto questo, che per partecipare il 34% ha detto: noi vogliamo esprimere le nostre idee sulle decisioni che ci riguardano. Guardate che questo, io sono andata a eventi UNICEF dove i ragazzi vengono ascoltati,
I ragazzi hanno le idee chiare, sulla scuola le hanno. Loro volevano finire la DAD, volevano rientrare in presenza e si disperavano di non essere ascoltati su questo argomento. Questo è un esempio. Un altro 30% ritiene che la partecipazione si realizzi nella libertà, che loro facciano ciò che desiderano con gli altri. Quindi loro vogliono fare cose in comunità tra di loro. E poi, terza modalità che loro ritengono fondamentale per la partecipazione, di non essere mai esclusi. Loro non vogliono essere discriminati e esclusi dai processi. Quindi i ragazzi hanno una consapevolezza che la partecipazione si concretizza in un modo molto, molto preciso. Ci hanno ricordato che la strategia europea anche è permeata di questo principio, e anche questa è una novità, e quindi oggi non possiamo tornare indietro. Salutando i ragazzi degli istituti che stanno lavorando e che ci dimostrano che oggi è una giornata partecipata, loro ci daranno più tardi il loro modello di partecipazione, che potrebbe essere mandato alle scuole e fare da filo conduttore. Saluto di nuovo i ragazzi dell'Istituto Alberghiero che ci offrono questo nostro breve e piccolo pranzo, e invito sul palco i giornalisti Maria Latella e Fabio Inciocchi, che hanno accettato di coordinare la fase operativa delle tavole rotonde. Vi ringrazio per la partecipazione e auguro buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti. Ben trovati. Allora, vogliamo vedere subito un video? Sì, vediamolo. È stato preparato? Allora, vediamolo subito. Intanto, buongiorno. Dove ci sono bambini e ragazzi, ci sono i loro diritti, promossi e difesi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Convenzione tutela tutti i bambini e ragazzi, a prescindere dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, o da ogni altra circostanza. 54 articoli che definiscono i diritti dei bambini e dei ragazzi e i doveri delle comunità che se ne prendono cura. La Convenzione afferma che ogni bambino, quando nasce, ha diritto ad avere un nome, una cittadinanza, a conoscere i suoi genitori e a essere educato da loro. I servizi per l'infanzia sostengono le famiglie nelle loro funzioni genitoriali. La Convenzione riconosce il diritto al riposo, ma anche al tempo libero e a tutte quelle attività fondamentali che consentono il miglior sviluppo possibile a livello fisico, mentale, spirituale, morale e sociale per ogni bambino e ragazzo. La Convenzione tutela i diritti dei bambini e ragazzi più fragili, come quelli con disabilità mentali o fisiche, che devono poter condurre una vita piena, essere rispettati nella loro dignità, essere favoriti nella loro autonomia e partecipazione alla vita delle nostre comunità. La Convenzione favorisce una partecipazione attiva alla vita culturale e artistica e incoraggia l'organizzazione di attività ricreative, formative ed educative capaci di avvicinare i bambini e i ragazzi all'arte e alla cultura in tutte le sue forme. La Convenzione garantisce il diritto all'istruzione, all'insegnamento primario, secondario e superiore, obbligatorio e gratuito per tutti. Abbiamo il dovere di promuovere la regolarità della frequenza scolastica e contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico. La Convenzione ci impegna a promuovere la cultura del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascun bambino e ragazzo, le loro identità e le loro culture, i valori nazionali del paese nel quale vivono, le civiltà diverse dalla loro e l'ambiente naturale del territorio dove crescono. La Convenzione ci chiede di educare i bambini e i ragazzi al senso della vita in una società libera,
allo spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza e di amicizia tra tutti i popoli del mondo. Giornata nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Dove ci sono bambini e ragazzi, ci sono i loro diritti. Ecco, allora intanto buongiorno Maria. Buongiorno, noi due siamo due colleghi, lavoriamo tutti e due per Sky TG24 e non so se avete notato, ma questo bellissimo video è stato in grado di richiamare l'attenzione dei ragazzi che si sono affacciati al balcone e l'hanno seguito. Quindi, Ministra, fatelo vedere tanto nelle scuole, perché mi sembra di capire che piaccia. Tanto grazie alla Ministra Bonetti, perché ci dà la possibilità adesso di fare due momenti di confronto in una giornata così importante. Intanto voglio dire una cosa, siccome io e la direttrice Latella appunto facciamo molta televisione, facciamo un po' come la televisione, siccome dureranno 25 minuti per uno, se i nostri ospiti ci daranno risposte un po' veloci ne riusciremo a fare insomma molte domande. Mettiamola così. Allora, vogliamo introdurre... Sì, prima di introdurre io vorrei approfittare del fatto che i ragazzi saranno alzati per salutarli. Ragazzi! Oh! Ciao! Allora, prima tavola rotonda, ne faremo due, insomma di una mezz'oretta ciascuna. Prima tavola rotonda, Maria, sull'impatto emotivo e psicologico dell'emergenza Covid-19 su bambini e ragazzi. Abbiamo tre ospiti, Maria. Allora, li presento. Intanto saluto Maria Rita Parsi, presidente della Fondazione Movimento Bambino. Sei qui e vi chiamo sul palco. Eccola. Prego. Qui, grazie, buongiorno. Di là. Saluto Antonella Costantino, già presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ben trovata. Così come saluto Emanuele Caroppo, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Professore, eccolo qui, ben trovato. Allora, ci concentreremo proprio su questo, sull'impatto emotivo psicologico che tutto ormai questi due anni di emergenza Covid hanno avuto sui nostri bambini, sui nostri adolescenti. Sì, purtroppo Maria. Sì, mi capita, lo dicevo poco fa alla Ministra, mi capita di parlare con genitori, con psichiatri, con direttori di comunità di recupero per ragazzi tossicodipendenti. Questa pandemia ha fatto sì che l'utilizzo di psicofarmaci, oltre che delle solite temibilissime droghe che ormai si comprano online, sia cresciuto, e accanto a questo è cresciuto un senso di ansia e talvolta di inspiegabile depressione nei ragazzi, tutti temi che non finiranno purtroppo con la pandemia, quando finalmente finirà, perché noi questi ragazzi con questi disturbi dovremo aiutarli per i prossimi anni. Vorrei cominciare proprio da Maria Rita Parsi. Le risulta questa fotografia di ansia e depressione crescente tra i ragazzi? Perché? Ma quello che mi risulta, e ci tengo a sottolinearlo, è che questo è una scia che ha radici altrove. Nel senso che questa pandemia ha messo in condizione le famiglie, molte delle quali hanno una situazione di disfunzionalità, di slatentizzare proprio nella prigionia di casa, no? Quando tu non puoi uscire, quando ti devi misurare con un'angoscia che è la madre di tutte le angosce umane, che è l'angoscia di morte. Allora, questa pandemia ha collettivamente coinvolto intorno al tema dell'angoscia di morte gli adulti, i bambini, i preadolescenti, gli adolescenti, gli anziani. Allora, permettetemi cinque sassolini. Gli anziani, scusate se comincio da loro, forse perché sono un'anziana, i nonni erano un bene rifugio per molti ragazzini. Quel legame si è spezzato e l'angoscia di morte è aumentata. L'angoscia di morte ti fa reagire con varie difese psicologiche. La prima può essere: io morirò ma c'è un'altra vita. La seconda: io morirò ma i miei figli continueranno. Io morirò ma la bellezza non morirà mai. Io morirò ma le mie idee non moriranno mai. Io morirò ma moriremo tutti. E questo meccanismo del moriremo tutti, che è il potere distruttivo, ha coinvolto le persone facendole sentire diciamo vicine o a delle possibilità nelle quali quello che è nascosto si slatentizza. Quindi famiglie disfunzionali, sono emersi problemi a maggior ragione e i ragazzi erano chiusi con i genitori. Difficoltà di comunicazione, di socializzazione, eccetera. Allora, tutto questo è emerso ancora di più. Un'altra cosa. Noi avevamo già il problema molto grave della dipendenza dalle nuove tecnologie.
I ragazzini hanno ormai le mani, lo dico ai ragazzi che sono qui, il telefonino, lo smartphone, internet, il web, è diventato un prolungamento dell'immaginario e della mano dei ragazzini. Allora, una condizione di questo genere ha ancor più fatto crescere una dipendenza. Io direi che certo le droghe sono molto pericolose, ma quella del web non è una droga da poco, è la droga del futuro. Allora, questo Covid-20 che dovremmo combattere è il burnout, il disturbo da stress post-traumatico che dovremmo combattere, deve tener conto di quello che c'era già prima, mettendolo sul tavolo, e di quello che è emerso ancora, perché, chiudo, visto che parlavamo di cyberbullismo, pensate un prigioniero, la radice della parola prigioniero è latina, captivus captivi, prigioniero. Chi è prigioniero mette fuori tutta quella rabbia, quel... Allora, pensate che vuol dire avere a portata di mano uno strumento che ti permette di esprimere senza norme, regole e senza paura addirittura di essere penalizzato tutto quello che di rabbioso, faticoso, disperato hai dentro. Pensate che vuol dire il cyberbullismo, che vuol dire ridicolizzare la fragilità degli altri. Chiudo. Scusate, un messaggio importante. Dico ai cyberbulli e anche a quelli che si sottomettono a questa tirannia. Il cyberbullismo contiene un desiderio di aggredire ciò che di fragile c'è dentro di noi. Individuo il fragile, su quello scarico il dolore profondo, la rabbia, il fastidio. A quel punto il fragile sei tu che stai male, non io. L'immagine è perfetta, però la professoressa Parsi, il professor Caroppo ci porta su un tema, ansia, depressioni, studi di basso livello, poi magari è un tema che toccheremo, ma c'è il tema della fake news che passa attraverso i social per lo più. La mascherina non protegge e non ha protetto i nostri ragazzi dalla cattiva informazione. Ma vede, io credo che noi dovremmo cambiare il termine, perché significa cambiare approccio mentale. Noi non abbiamo... La sentiamo male, si avvicina... Vediamo se così. Perfetto. Si sente. Ok. Dovremmo cambiare il termine che ci aiuta a cambiare approccio mentale. Se continuiamo a parlare di pandemia, noi facciamo riferimento al virus. Se parliamo di sindemia, noi faremo riferimento agli aspetti psicologici, agli aspetti educativi, agli aspetti sociali. Quindi cambierà il nostro modello di approccio. Quindi, come ci ricordava la collega Parsi, mentre il virus e le mascherine, no, in qualche modo riusciamo a tenerle sotto controllo, quello che osserviamo da un punto di vista psicologico, questa è la vera sfida. Perché io dovrò evitare la cronicità nel passato. Noi siamo stati sottoposti a stress e le ragazze e i ragazzi si sono confrontati con cambiamenti della salute fisica, con cambiamenti della salute psicologica, con cambiamenti della modalità educativa. Se noi non ci confrontiamo con il modello sindemia, non li aiuteremo, perché continueremo ad adottare ciò che era precedente al Covid-19, anche come modello formativo scolastico, credendo che le ragazze e i ragazzi sono gli stessi che noi abbiamo lasciato quel famoso 9 marzo. Tutto è cambiato. La partecipazione è fondamentale. Oggi io sono felice che si possa avere questo rumore di vita, questo suono della vita. Certo. Che mi ricorda quando io, studente di medicina, ascoltavo la vita all'interno della pancia delle mamme, no? O il cuore dei pazienti attraverso il fonendoscopio. Questo è il laboratorio. Ci dovremmo far guidare, perché se ci fermiamo a ciò che sappiamo fare, rimaniamo sempre ciò che siamo. Loro ci condurranno avanti, per cui le fake news... No, le fake news, è ovvio che i ragazzi sono stati esposti a dei bias sociali. Gli amici non si mettono la mascherina, imitano il popular che tira e fa tendenza. La fake news... Il bias cognitivo fotte solo gli anziani e a noi non ci riguarda, incrementa l'onnipotenza sana degli adolescenti e delle adolescenti. Tutto questo è ovvio che ha comportato un fattore di stress, perché poi alla fine si ammalavano e si sono ammalati anche i giovani, e che
da un punto di vista virale non è nulla, da un punto di vista psicologico, confrontandoli anche con delle ansie, dovrà essere, no, nostra attenzione. È bellissimo quello che hai detto, scusate, mi è venuta. Sì. No, andiamo dalla dottoressa. No, una sola cosa, una sola cosa. Mi ha fatto venire in mente che il contagio è emotivo adesso, cioè dal contagio del virus siamo passati al contagio emotivo. Questo è importante. E... ma infatti io penso agli insegnanti, grazie, alle insegnanti, ai genitori che a un certo punto vedono sul divano, vi sto raccontando una cosa che è una storia di vita vissuta, un ragazzo di 16-17 anni che non parla più, gli chiedono che cos'hai e lui risponde ho paura, ho un attacco di panico e non riesco a spiegare da dove arriva. Allora, un insegnante o una mamma o un papà non hanno, dottoressa Costantini, gli strumenti per aiutare questo ragazzo. Che cosa si fa? Al massimo, e non è una buona strada, si va nell'armadietto dei medicinali del nonno e gli si dà un pericolosissimo psicofarmaco. Che cosa bisogna fare quando a un insegnante arriva questo grido di aiuto? Ho un attacco di panico, non riesco a spiegare. E guardate, succede costantemente. Ma io credo che lei abbia toccato un punto che è assolutamente cruciale e che viene da molto prima della pandemia. Anzi, paradossalmente la pandemia ci ha aiutato, perché adesso finalmente col fatto che c'è la pandemia possiamo dire che c'è un motivo ipotetico, ammesso che sia la pandemia, per cui stiamo male e chiediamo aiuto. Il problema dello stigma nell'ambito della salute mentale è drammatico, ed è drammatico a partire dalle parole che noi usiamo e da come non ne parliamo mai per davvero. Parliamo di disagio psicologico, non ci diciamo che c'è il 20%, ben prima della pandemia, di bambini e ragazzi che hanno disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza, e che questi sono il frutto di un intreccio complesso di genetica, neurobiologia, ambiente, relazioni, rispetto alle quali l'ambiente e le cose che noi facciamo può fare una differenza enorme, gli interventi che oggi sappiamo esserci e funzionare fanno una differenza enorme, a volte anche gli psicofarmaci dati nel modo giusto e al momento giusto fanno una differenza enorme. L'Italia è il paese al mondo che usa meno gli psicofarmaci, addirittura al limite dell'eccesso di non uso, che non significa che vadano usati in modo eccessivo, ma che esattamente come per qualunque altro disturbo va ben pesato quando servono e come. Allora, dentro a questa cosa il vero problema è che la mamma, l'insegnante, l'adulto non è abituato ad ascoltare, tende a colpevolizzare, a pensare che se il ragazzino, per fortuna che da questo punto di vista c'è stata la pandemia, perché almeno possiamo pensare che è buttato sul divano per la pandemia, se no gli avremmo detto, insomma, hai 17 anni, 15 anni, cosa fai lì buttato sul divano? Tirati insieme, tutta la vita davanti, non hai motivo per essere triste o depresso. Allora, la tristezza, la depressione, il discontrollo degli impulsi, una serie di cose esistono, sono possibili, non sono colpa né dei ragazzi né dei genitori. Anche se l'ambiente può contribuire, ci sono mille cose che si possono fare. La prima è sapere che esistono, ascoltare, raccogliere, decolpevolizzare i ragazzi stessi e poi trovare strategie. Quello che abbiamo visto durante la pandemia è stato che dove ci sono stati affiancamenti, servizi che hanno continuato a funzionare, genitori che sono stati sostenuti e scuole che sono state sostenute o che avevano già risorse, le cose sono andate bene e non abbiamo visto peggioramenti o nuovi disturbi comparire, che invece abbiamo visto nelle situazioni in cui c'era già una fragilità di qualunque tipo, in cui gli adulti stessi, i ragazzi stessi non hanno avuto modo di essere sostenuti in quel percorso. Allora lei ci porta a girare la medaglia, torno alla professoressa Parsi, ma noi adulti siamo stati all'altezza di quel che è successo mediamente? Siamo stati guida, abbiamo compreso, abbiamo accolto questi giovani, abbiamo capito che il nostro dolore probabilmente non era il loro, l'approccio era completamente diverso.
Io non credo che noi siamo stati all'altezza di questa sfida, professoressa. Beh, gli adulti sono all'altezza, naturalmente con limiti ed errori, soltanto quando sono formati. Tante volte il fatto di non essere formati ti mette di fronte a una tale incapacità di interagire che, essendo tu un'autorità autorevole, sia genitore, sia insegnante, sia operatore della comunicazione, eccetera, non avendo quegli strumenti, tu che fai? In realtà metti chi ti considera un punto di riferimento in una condizione di ulteriore impotenza. In fondo delle autorità autorevoli non mi posso fidare. Scusate se faccio una provocazione, ma lo stesso è avvenuto con le indicazioni che vengono date, sono state date durante la pandemia, che cambiavano ovviamente, vista la situazione, di momento in momento. Allora l'autorità diventava non autorevole, lo dice, poi non lo dice, poi con tutto il... Quindi il problema nostro è che qui la prima base, e io... ammiro questi colleghi e mi emozionano molto, e mi viene in mente il nostro grande maestro comune, credo, Giovanni Bollea, padre della neuropsichiatria infantile, che sì, sapeva coniugare insieme quella che oggi è l'importanza dell'epigenetica, della psicanalisi, della psicologia, della psicopedagogia. Perché ve lo dico? Perché se abbiamo strumenti diamo risposte, se non ci creiamo noi adulti, noi autorità autorevoli, e parlo anche a livello centrale, a livello governativo, come sta facendo la ministra Bonetti, se non ci diamo linee guida, orientamenti, se non formiamo i formatori, i ragazzi avranno di fronte una situazione in cui l'impotenza di chi è un punto di riferimento diventerà il doppio della loro impotenza. Ecco. E della loro solitudine. Sì. Prima, in uno degli interventi, è stato citato l'importante collegamento che questo ministero, questo ministro, stanno avendo con altri ministeri, per esempio, segnatamente con quello dell'istruzione. È un collegamento vitale, importantissimo. A me è capitato, io faccio parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, parlo spesso con... quel ministero, insomma, ho certezza che sia stata inserita la figura dello psicologo di istituto. Dall'inserimento alla realizzazione, so bene che c'è un mare di adempimenti burocratici, ma è fondamentale che questa figura ci sia. Allora, io torno dal professor Caroppo. Partiamo dalla certezza che il Ministero dell'Istruzione, oltre che questo Ministero che oggi è al centro di questa giornata, abbiano consapevolezza dell'importanza di formare, come diceva la dottoressa Parsi, almeno in superficie anche l'atteggiamento degli insegnanti. Ma con le famiglie come si fa? Come al supermercato. Non è una battuta. Vede, quando si arriva al supermercato, alla cassa, c'è sempre qualche cosa che attira l'attenzione dei bambini. Le caramelle, altezza di bambino. Se devo prendere la pasta, sta in alto, la caramella sta a portata di bambino. Tramite la scuola, se noi realmente mettiamo in piedi un sistema in grado di cambiare, quello sarà il percorso. Proprio attraverso le bambine, i bambini, i ragazzi, le ragazze, noi dobbiamo arrivare ad una cultura, recuperare una dimensione culturale, e la scuola deve diventare il luogo dove si riavvii una riflessione che io direi quasi filosofica. Le nuove generazioni sono delle generazioni del sì o del no, like, dislike. Questi sono i social. Avere la possibilità di ricreare all'interno della scuola una dimensione di riflessione che tenga conto anche delle emozioni, che tenga conto delle diverse modalità di intelligenza, e che quindi può essere fisica, può essere emotiva, può essere logico-matematica, ma non è solo logico-matematica come invece oggi è. Se realmente la scuola diventerà un luogo di cambiamento, noi eviteremo la catastrofe, e attraverso i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine arriveremo a trasformare anche i genitori. Qui il discorso è che dobbiamo imparare a far diventare la scuola un laboratorio non soltanto cognitivo, formativo,
ma anche luogo nuovamente di scambio emotivo. Questa è la vera sfida. Se io nella scuola metto lo psicologo e lì si ferma il discorso e non arrivo a cambiare la struttura della scuola, che deve arrivare e pervenire ad una capacità di ascolto psicologico e di confronto psicologico nei confronti dei ragazzi e delle ragazze, posso mettere pure un esercito di psicologi, ma non vincerò la battaglia. Quindi ricordiamoci che se continuiamo a seguire, non staremo mai davanti. Professoressa Parsi, due parole, perché poi volevo chiudere con la professoressa. Prego, Costantino. Penso al garante per l'infanzia e l'adolescenza, la dottoressa Garlatti, penso alla ministra, scusate, le scuole devono diventare, e ne stiamo parlando dal 68, Maison de la Culture, pensate a Grenoble, scuole aperte dalla mattina alla sera, con biblioteca e poli museali annessi, abbiamo cantine piene di reperti magnifici che educano alla bellezza e fanno bene. E ci deve essere un'equipe medico, psico, socio, antropedagogica stabile, collegata al territorio, che fa da ponte tra genitori, bambini e insegnanti, perché la scuola è il posto dove si incontrano tutti, e questo si può fare stabilmente. A questo devono la formazione si fa costantemente in questo modo, la prevenzione si fa costantemente in questo modo, e ci vogliono i finanziamenti. Non ha proprio chiarissimo. Ora, siccome siamo ormai in chiusura e poi iniziamo con il secondo incontro, volevo chiedere. Questo concetto dobbiamo ripeterlo all'infinito, Roberto, nei nostri programmi, in TV, in radio, quando ci capita di parlare. Questo concetto va ripetuto all'infinito. Scuola aperta con tanti collegamenti. L'abbiamo fatto, continueremo a farlo e speriamo che la sensibilità collettiva poi porti a questo. Professoressa, ultima battuta, faccio un po' una sintesi con una domanda. Abbiamo parlato di quel che è successo. Di quel che è successo ai nostri giovani, parliamo di cosa sono diventati. Allora le chiedo, con questa parvenza di normalità, i nostri giovani, lei, voi, avete osservato una modifica all'adattamento sociale in qualche modo? Oggi chi sono i nostri giovani? I cambiamenti sono molto variabili, come abbiamo detto, esattamente come l'impatto della pandemia. Allora, una delle cose importanti che sta venendo fuori nelle situazioni che stanno evolvendo bene è, riprendevo il tema della gestione delle emozioni dentro la scuola, ma è ritornata una riflessione intorno al tema dell'incertezza e del imparare a convivere con l'incertezza, quando si è riusciti ad affiancare in questo modo con l'idea che le certezze non le abbiamo, abbiamo conoscenze che evolvono e cose che dobbiamo fare in base a come queste evolgono, strada facendo, e piani B che abbiamo bisogno di avere. Questo è stato molto importante per i ragazzi e lo hanno raccolto molto bene quando gli è stato detto in modo esplicito. Peraltro nella prima parte della pandemia invece indicazioni alle famiglie, ai ragazzi ne sono state date tante, però più sui piccoli. Facevamo fatica a capire qual era la misura delle cose da dare agli adolescenti e la misura era invece la loro partecipazione. Si sono attivati moltissimo in tutta una serie di contesti ad andare loro a dare una mano, eccetera. Ma dopo ci sono state però invece dei messaggi veramente fuorvianti e pesanti e scorretti nei loro confronti, come quelli sui nonni o sul loro non essere attenti. Ragazzi, non dimentichiamocelo, la fascia più giovane della popolazione vaccinabile è quella che ha avuto i tassi di vaccinazione più rapidi nel più breve tempo, cioè, e la maggior parte dei ragazzi sono molto attenti, non è vero che non sono attenti, ma hanno bisogno di ricostruirsi una nuova socialità fuori dall'equivoco che torneremo a una normalità che non potrà mai più essere quella precedente. Questo è un pezzo. L'altro pezzo, so di uscire dalla domanda, ma non posso che spezzare una lancia, non possiamo più proseguire come prima con il fatto che quando i ragazzi stanno male noi non abbiamo modo di dare risposte, perché nei nostri servizi entrava prima della pandemia in trend in crescita un ragazzo su due e spesso solo per la diagnosi e non per la terapia. Oggi siamo in una situazione in cui arrivano come se grandinasse e noi non siamo in grado di fare nulla. Riusciamo a ricoverare un ragazzo su quattro di quelli che arrivano al pronto soccorso in situazione grave.
questa cosa non è più possibile e bisogna con quale lavorare tutti insieme. Al pronto soccorso arrivano perché? Con quali diagnosi? Arrivano con il discontrollo degli impulsi, l'ansia, la depressione, i tagli, l'autolesionismo, il tentato suicidio. Arrivano con tutta una serie di sintomi. Poi per fortuna i ragazzi sono ancora molto flessibili, per cui alcuni hanno un disturbo strutturato, altri hanno un movimento fluido, disturbi del comportamento alimentare che spesso non sono quelli classici ma sono un sintomo di altri disturbi, disturbi della condotta. Un po' di tutto, con quadri a volte anche molto gravi e spesso da situazioni di maggiore vulnerabilità sociale, perché questa è stata la divide drammatica che abbiamo visto aprirsi, chi aveva già risorse in qualche modo ha potuto stare meglio paradossalmente a fronte di un evento catastrofico, come spesso succede, ha potuto mettere in campo la sua resilienza, chi era in situazione di maggiore fragilità e non ha potuto essere affiancato invece no. Allora intorno a questa cosa però serve un piano serio, condiviso, transministeriale, transregioni. Tra l'altro le discrepanze tra regioni nel campo della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza sono drammatiche, che consenta finalmente di superare lo stigma, di far sì che le persone sappiano come promuovere fin da subito la salute mentale dei bambini e degli adolescenti in tutti i contesti, sappiano quando capire che c'è bisogno di chiedere aiuto, dove chiederlo e avere risposta in tempi brevissimi e non dopo 3 anni a pezzettini. Grazie. È con grande dispiacere, dobbiamo chiudere questo momento di confronto. Perché potremmo andare avanti un'altra mezz'ora. Davvero. Grazie davvero. Grazie Emanuele Caroppo, Antonella Costantino, Maria Rita Parsi. Allora abbiamo bisogno, grazie davvero per le considerazioni che avete fatto. Insomma, è con dispiacere che chiudiamo questo momento di confronto, ma con piacere tra qualche minuto apriamo il secondo. Abbiamo bisogno di qualche minuto per cambiare. Mi veniva da citare proprio una situazione più che drammatica, che è quella segnalata dal dato reso pubblico proprio l'altro ieri negli Stati Uniti, dove la strage da Covid si affianca anche all'altra strage che è in corso da decenni per l'uso di oppiacei. Un utilizzo che riguarda soprattutto le classi più povere della società americana e che si è accompagnata a una crescita durante la pandemia. Ora, siccome l'esempio ce l'abbiamo ed è una tragedia, evitiamo di importarlo anche da noi. Ecco. Sai cosa pensavo? Poi i grandi maestri usano sempre parole semplici per fotografare situazioni. Mentre i nostri ospiti parlavano, mi viene in mente una frase di uno dei libri di Camilleri, che si trova a confronto con dei giovani che lo aiutano Montalbano a risolvere un caso, credo fosse La forma dell'acqua, forse no, ma a un certo punto Camilleri fa dire a Montalbano: abbiamo delle grandi responsabilità nell'educazione, nella crescita di questi giovani, però voglio credere che un giorno saranno migliori di noi. Allora questa forse è la speranza, è una cosa che mi viene sempre in mente. Se no? Noi lo crediamo, lo se saranno. Se noi lo crediamo, lo saranno. Se noi ci impegniamo, lo saranno. Vogliamo vedere se riusciamo ad andare sul secondo momento di confronto, Maria. Ecco. La seconda tavola rotonda, su quelle che sono invece le nuove azioni educative. Allora, chiamo io sul palco tutti quanti gli ospiti che ringraziamo. Allora, Aldo Fortunati, direttore dell'area infanzia e adolescenza dell'Istituto degli Innocenti. Eccolo qui, ben trovato. Prego. Buongiorno. E ancora Antonio Appinita, direttore generale del Movimento Italiano Genitori. Eccoci qui, ben trovato. E ancora Chiara Saraceno, che è collegata da remoto, credo sia già collegata, che è coordinatrice gruppo di esperti su infanzia, adolescenza, Covid presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Vediamo se c'è e la salutiamo, se ce la fate vedere. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. E poi chiamo Arianna Saulini, coordinatrice del gruppo di lavoro per la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Eccoci qui, ben trovata anche a lei. Siamo al completo. Maria. Eccoci. Allora, io vorrei cominciare proprio dalla direttore dell'area infanzia e adolescenza dell'Istituto degli Innocenti, perché, dottor Fortunati, abbiamo parlato nella conversazione che si è chiusa qualche minuto fa, proprio di come
secondo gli ospiti che abbiamo intervistato, si può venire incontro a questi crescenti, notevolmente cresciute richieste di aiuto da parte dei ragazzi. Parliamo di tredicenni, quindicenni, in situazioni appunto di ansia, di depressione, di panico, e spesso la risposta la cercano e la trovano o nelle droghe o nello psicofarmaco o nel rinchiudersi in se stessi. Che esperienza avete? Ma dunque, certamente l'esperienza pandemica ha condizionato la dimensione della socialità, e l'ha condizionata in un modo che non poteva che essere negativo, perché come dire, siamo naturalmente animali sociali, e il fatto di venir meno il contesto dell'incontro sociale nella dimensione scolastica è stato molto duro. Ora abbiamo accompagnato la gestazione del piano d'azione interloquendo con i ragazzi, come è stato detto, e abbiamo cercato di cogliere il loro punto di vista, che è sempre capace di uno sguardo di ottimismo. Ci racconta qualche storia? Qualcosa che avete registrato? Certamente i ragazzi hanno sofferto del deficit di incontro sociale, e questo ha condotto a enfatizzare l'importanza di sottolineare che il diritto alla socialità, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione costituisce una aspirazione naturale per i ragazzi, e costituisce anche uno degli elementi fondamentali della dimensione partecipativa che i ragazzi rivendicano e che spesso soffrono non avere a sufficienza, sia nel contesto familiare sia nel contesto della scuola. Dunque la richiesta è quella di avere opportunità e di avere un atteggiamento consapevolmente responsabile da parte degli adulti, che i ragazzi chiamano al dovere di garantire loro le giuste opportunità in termini di spazi, di tempi e anche di strumenti per vivere pienamente la dimensione della loro cittadinanza. Quindi con un'attenzione a preservare bambini e ragazzi dal rischio del sopruso e della prevaricazione, che abbiamo colto in tante testimonianze dirette nei questionari che abbiamo somministrato, con un'attenzione forte ma anche orgogliosa a rivendicare la condizione di parte potenzialmente vulnerabile. Ricordo un focus group con bambine e ragazzi sinti e rom, ma innanzitutto chiamando gli adulti alla responsabilità di garantire un diritto di cittadinanza che rivendicano con forza, energia e naturale spontaneità. Ecco, lei ha citato la famiglia, allora vado dal direttore generale del Movimento Italiano Genitori. Il Covid, tra le altre cose, ci ha fatto capire, ci ha fatto riacquisire il senso della centralità della famiglia, destrutturata, ristrutturata, declinata in maniera diversa. Questo non è importante, ma la famiglia come senso centrale e profondo. Lei dice un villaggio, cioè immaginiamo la famiglia come un villaggio, e tutti lavorano per sostenere questa roba qui che è insostituibile. Sì, difatti l'aspetto nella gravità dell'evento che c'è stato, perché ricordiamoci che il lockdown non se ne aveva memoria, no? Dai tempi della guerra, probabilmente anche prima, quindi un evento gravissimo, abbia scoperto che la prima infrastruttura di tutto il sistema Italia, l'infrastruttura centrale, diciamo l'autostrada del sole, si chiama famiglia, nucleo genitoriale, genitori figli, al di là di tutte le modalità con cui è declinata, e abbiamo fatto questa scoperta. Chiaramente è un'infrastruttura centrale che merita di essere
adeguatamente aiutata, sostenuta, non è perfetta. La manutenzione di un'autostrada, così come gli aspetti di sistemazione e formazione di una famiglia, sono fondamentali. E questo è stato l'aspetto più importante su cui mi fa piacere sottolineare la grandezza dell'azione che tante mamme, tanti papà hanno svolto e sviluppato in questo. E devo dire, questo arriva anche in un momento particolare, non è per piaggeria sottolineare il ringraziamento alla ministra Bonetti, perché proprio in questi giorni, in queste ore, ieri praticamente si è avviato anche un percorso, l'assegno unico a sostegno, ad aiuto per le famiglie, per mettere fine ad una dinamica di discriminazione fiscale che la famiglia viveva da oltre 40 anni. Si è avviato un percorso, e questo percorso che per alcuni è un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, noi vediamo che il bicchiere è mezzo pieno, e si è iniziato un percorso importante. Perché? Perché la famiglia ha bisogno di essere anche sostenuta, aiutata, perché la manutenzione di questa infrastruttura centrale, immaginiamoci, senza famiglia, cosa sarebbe stato il lockdown? Dove andavano tutti questi minori? E quindi anche quando si parla spesso, e mi piace sottolineare perché questo è aumentato terribilmente, oltre alle problematiche psicologiche che sono state così ampiamente enunciate da Maria Rita Parsi, come è grave la dinamica della povertà minorile. In realtà la povertà minorile poi alla fine è la povertà dei genitori, delle famiglie, perché i minori vivono all'interno del nucleo familiare, e quindi dobbiamo tenerlo al centro di ogni attività, dobbiamo sostenere questo percorso. Credo che c'è stata veramente un'azione di grandissimo eroismo che mi fa piacere sottolineare, e nello stesso tempo ci auspichiamo che venga adeguatamente valorizzato, come questo segno che abbiamo avuto dell'assegno. Grazie. Grazie al direttore generale del Movimento Italiano Genitori. I genitori hanno bisogno, si diceva prima, di essere anche edotti su come reagire. Chiara Saraceno, lei è coordinatrice del gruppo di esperti su infanzia, adolescenza e Covid presso il Dipartimento per le politiche della famiglia. Che fotografia possiamo scattare, professoressa Saraceno? Ci sono stati in questi mesi tantissimi, lo ricordava prima Antonella Costantino, tantissime richieste di aiuto delle famiglie, perché si ritrovano appunto con bambini, adolescenti pieni di problemi. Che cosa possiamo raccontare di questo anno e mezzo, di questi due anni italiani sotto il profilo dell'infanzia e dell'adolescenza? Beh, intanto, se posso riallacciarmi all'ultimo intervento, è vero, è emersa, ma non ne avevamo dubbi, soprattutto in Italia, l'importanza cruciale della famiglia, ma anche il fatto che le famiglie non sono totalmente autosufficienti, non possono, anzi, se c'è stato qualche cosa di negativo nel modo in cui in parte si è proceduto durante la pandemia, è di dare troppo per scontato che le famiglie da sole ce la potessero fare. Non solo ce la potessero fare, addirittura sostituire ciò che veniva meno, che era la scuola, non, al di là delle lezioni, anzi dovevano integrare ciò che la scuola non riusciva a fare, la socialità. Cioè, che per crescere i bambini hanno bisogno sì della famiglia, i bambini e gli adolescenti hanno bisogno sì della famiglia, ma hanno anche bisogno di altro fuori dalla famiglia, hanno bisogno di vedere il mondo là fuori, di avere contatti con persone, con cose diverse. E questo era vero prima, è stato anche ricordato, molti problemi sia di disuguaglianze tra bambini e adolescenti e tra famiglie, nella possibilità di far fronte all'emergenza, ma anche nella normale quotidianità di poter aiutare i propri figli a sviluppare appieno le proprie capacità. Non siamo tutti uguali e non sempre la scuola è sufficiente nel contrastare queste disuguaglianze, non sempre lo fa, per questo è molto importante anche ciò che è stato detto nell'altra tavola rotonda, cioè il fatto che ci deve essere tutta una comunità attorno che integra
le cose educative. Quindi la fotografia che si può scattare è che forse mai come ora sono emerse la vulnerabilità delle famiglie, le disuguaglianze tra le famiglie e quindi anche tra i bambini e i minori, la necessità di sostenere i compiti genitoriali non solo scaricandogli addosso tutte le responsabilità, magari con qualche sostegno economico che va bene, ma invece, come dire, integrando il lavoro dei genitori e delle famiglie, allargando la responsabilità alla comunità in cui si vive, dalla scuola alle altre istituzioni che ci sono attorno, pubbliche e private che ci sono. Allora, il termine è quello di comunità. Allora vado da Arianna Saolini, coordinatrice del gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Allora, la comunità, abbiamo capito che insomma noi adulti abbiamo faticato ancora di più insomma durante questi 2 anni di pandemia, insomma, ma fatichiamo un po' nell'approccio. Come possiamo costruire insomma una strategia, perciò tutti insieme, efficace, di contrasto, insomma, chiamiamola la povertà educativa? Ecco, è una sfida che ci aspetta adesso sicuramente, perché però penso che i tempi siano maturi sostanzialmente. Noi in questo momento abbiamo un'attenzione, è già stato ricordato nell'introduzione, al tema della povertà. La povertà dei minori, che non è solo materiale, ma sappiamo essere anche una povertà educativa. Qualche anno fa, oggi si ricorre il trentennale della Convenzione. Ricorre il trentennale della ratifica in Italia. 30 anni fa non conoscevamo, non sapevamo quantificare la povertà minorile. Oggi possiamo farlo. Abbiamo dei dati che ci dicono appunto che c'è una povertà minorile e che c'è una povertà educativa. C'è una sensibilità politica, perché nel piano infanzia, che appunto si appresta ad essere approvato definitivamente, il tema della povertà viene trattato nella sua multidisciplinarità, quindi con tutte le sfaccettature che riguardano l'ambito socio-sanitario educativo, perché non possiamo prescindere, quando parliamo del benessere dei ragazzi, nel categorizzare solo nel parcellizzare un po' come sono le competenze, diciamo, sull'infanzia. La sfida grossa però è quella a questo punto di avere una messa a terra. Una messa a terra che significa una governance anche coordinata rispetto a quelle che saranno le opportunità che arrivano dal livello europeo. È stato molto interessante anche l'intervento della vicepresidente della Commissione europea, e quindi noi quest'anno abbiamo uno strumento in Italia, che è il piano infanzia, che arriva in conclusione, e abbiamo avuto l'Europa che ha adottato una strategia sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E quindi questi due strumenti hanno un'attenzione particolare al tema della povertà, e arriveranno dei fondi, e l'importante è che saperli utilizzare con la responsabilità che abbiamo tutti come comunità, appunto perché siamo una comunità educante che parte dalla famiglia ma si allarga poi al contesto scuola, al terzo settore, alle istituzioni, è quello di far sì che queste energie possano essere, i fondi che arriveranno possono essere spesi efficacemente per contrastare realmente quello che è un fenomeno che vivono i ragazzi, che non riguarda appunto solo le competenze scolastiche, e quelle ci sono, ma anche le extrascolastiche, quindi le competenze cognitive e relazionali. Che sono fondamentali, che sono fondamentali. E io vorrei proprio con degli innocenti, con il direttore dell'Istituto degli Innocenti, tornare e soffermarmi sul concetto di comunità. Perché? Penso alla storia che mi è stata raccontata di una piccola comunità di un stato degli Stati Uniti, non uno stato particolarmente ricco, c'è una sola scuola nel raggio di centinaia di chilometri, questa scuola organizza una piccola gita a Detroit, la più grande città lì vicino, ma ci sono dei ragazzi che non hanno i mezzi per partecipare. Ebbene, la comunità dei genitori si tassa, diciamo, molto, senza farne una grande pubblicità, semplicemente senza nemmeno comunicarlo, e tutti i ragazzi di questa scuola possono andare in gita. Ecco, io mi chiedo se negli ultimi anni questa sensibilità, questa, come dire, consapevolezza che se la comunità è solidale tutti stanno meglio, ci sia. Voi avete una
consapevolezza di questo? Come stanno le cose? Dunque, io farei intanto un richiamo al fatto che questo collegamento fra comunità, responsabilità sociale e diritto all'educazione, visto che parlavamo anche dell'accessibilità di un'istituzione scolastica, è un tema sul quale abbiamo fatto certamente dei passi avanti domani, 32 anni fa, veniva approvata la convenzione che dedicava un articolo a impegnare gli stati parti a garantire il diritto all'educazione per tutte le bambine e i bambini e parlava dell'istruzione primaria. Oggi noi abbiamo fatto un passo avanti, sebbene non sia totalmente esaudita la prescrizione della Convenzione, perché ci sono molte aree del mondo in cui l'istruzione primaria non è garantita, e tanto per non cambiare, questo è un problema che riguarda soprattutto le bambine. Ma abbiamo fatto dei passi avanti perché abbiamo capito che il tema dell'accoglienza, dell'educazione, dell'inclusione ha a che vedere certamente con i desideri e i progetti procreativi che si realizzano all'interno delle famiglie, ma innanzitutto dal fatto che la comunità nel suo insieme assuma la responsabilità di accogliere e di sostenere un progetto di educazione. Come dire, l'educazione non è un tema privato, ma è un tema di responsabilità pubblica. Anche perché se un paese torna all'analfabetismo, e purtroppo i dati OCSE non sono molto incoraggianti sulla preparazione generale dei nostri studenti, ci sono punte di eccellenza e disastri nella conoscenza della matematica, delle materie scientifiche, a volte anche nella comprensione di un testo in italiano. Dico, se un paese poi si fotografa così, è chiaro che tra 20 anni e 30 anni non reggerà la competizione economica e quindi sarà un danno per tutti. E credo che il fatto che in Italia da 5 anni ci sia una norma nazionale che stabilisce che lo 0-6 è il primo segmento del sistema educativo e dell'istruzione del paese sia un fatto molto importante, e non dobbiamo sottovalutare che c'è un legame anche con un tema che appartiene alla questione infanzia e adolescenza, che è quello delle nascite. Probabilmente noi dobbiamo riflettere anche su questo aspetto, perché se facciamo un rapporto fra ciò che le donne in età fertile ci raccontano rispetto al loro desiderio di maternità e poi vediamo i numeri, c'è uno scarto dal doppio alla metà. È quello, direttore, che il Presidente del Consiglio, peraltro ne abbiamo parlato tanto con la Ministra Bonetti, insomma siamo agli ultimi posti di natalità in Europa, è quello che il Presidente del Consiglio durante l'incontro con il Papa ricorderà qualche mese fa, definito il deserto della natalità. Assolutamente, noi siamo preoccupati fortemente, negli ultimi anni c'è stata effettivamente una caduta a picco, si partiva dai circa 500.000, che già di per sé era basso, di nuove nascite l'anno. Siamo arrivati oramai, tocchiamo i 400.000, di gran lunga un dato inferiore a quelli che sono i morti, cioè ci troviamo davanti a una situazione di deserto, di denatalità, che è preoccupante. Perché? Perché se è vero che tutto quello che stiamo costruendo a livello di infrastrutture, di industria, di rinnovamento complessivo del sistema, di rinnovamento del sistema abitativo, delle green economy, di tutto, per chi lo facciamo? Se non riscopriamo il gusto di fare figli e di sostenere questa infrastruttura centrale che è la famiglia, perché ricordiamocelo, ci possono essere dinamiche di natura culturale e li rispettiamo, ma noi abbiamo centinaia di migliaia di genitori che vorrebbero ma non possono. L'aspetto culturale viene rispettato di chi vuole mantenere una scelta in merito ai figli, ma tanti non possono perché oggi vi è purtroppo una equivalenza. Figli, aumento della povertà, più figli più povera dipende, e questo è un dato oggettivo. Peraltro anche a livello fiscale vi è una problematica, e adesso stiamo lavorando e crediamo che si parta con un cambio di paradigma con il nuovo assegno, perché abbiamo una problematica legata al fatto che la tassazione dei genitori è su base retributiva
e non su base contributiva. Consentitemi questa parentesi concettuale, che in realtà ce lo chiede la Carta Costituzionale stessa. La capacità di contribuire al pagamento delle tasse è diverso di chi ha zero figli, chi ne ha uno, chi ne ha due, chi ne ha tre. E questa è la problematica, peraltro sollevata anche dalla Corte Costituzionale con tante sentenze monito nel corso di tanti anni, già a partire dal 1970. Quindi l'appello che noi facciamo è che si riscopra la centralità dell'infrastruttura della famiglia e venga su questa aiutata nel suo compito educativo. È ovvio, non vuole essere da solo. Per educare abbiamo bisogno di un villaggio e quindi ci fa molto piacere, ho apprezzato moltissimo la proposta di Maria Rita Parti, che condivisa anche da Maria Lattella, questo discorso delle scuole aperte, non dico 24 ore al giorno, ma insomma dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 10, alle 11, che diventino luogo di aggregazione, luogo di formazione, luogo di relazione tra le famiglie, che non devono essere anche qui lasciate sole nell'ambito della loro attività. È una grande sfida, dobbiamo riuscirci mettendo la speranza e il futuro nel cuore di tutta la popolazione. Ecco, io tra l'altro penso che Chiara Saraceno abbia fatto dai 100 ai 300 convegni, qualcuno l'abbiamo fatto anche insieme, e infinite interviste sul tema. Non ci sono nascite, non ci sono nascite perché le donne in Italia devono scegliere tra lavorare o restare a casa a curare i figli. Tutte e due le cose che sono largamente possibili, per esempio nella vicina Francia, in Italia, se non puoi disporre di una rete familiare o di una professione talmente ben retribuita che ti consenta una persona fissa in casa, tutte e due le cose diventano complicate. Possiamo dire che questo concetto si è finalmente instillato? Non certo nella mente della ministra Bonetti, che ce l'ha chiarissimo, ma nella testa di una classe politica alla quale l'abbiamo raccontato in tutti i modi per gli ultimi 40 anni e che però poco ha fatto finora, o aveva fatto finora. Non sono così sicura, ahimè, avendo fatto tutte queste centinaia di convegni richiamati ed essendo su piazza da parecchi decenni. Come dire, il processo è molto lento e soprattutto continua a essere considerato un problema esclusivo delle donne. E quindi nel migliore dei casi si pensa che vanno un po' aiutate le donne. No, molto meno si pensa che bisogna ripensare l'organizzazione del lavoro, per esempio, dei servizi e anche della vita degli uomini, cioè dei padri, in modo che tutto diventi più amichevole nei confronti di chi decide di fare un figlio o di farne un in più. Non che sia solo un problema delle donne di conciliare, però che rimanga a loro carico tutto il problema della cura familiare, che oltretutto ormai sta riguardando anche non solo i più piccoli, ma anche i più anziani e i più fragili. Però vorrei aggiungere una cosa, che la questione della natalità è complessa. In parte il problema è che, essendo una popolazione vecchia, perché da un po' che abbiamo il problema del calo delle nascite, non è che la mia generazione di figli non ne può fare più, anche se volesse. Quindi ci sono, come dire, è che si è ridotta di molto la quota della popolazione in età potenzialmente fertile, e quindi proprio quella quota lì andrebbe sostenuta, aiutata, definito un orizzonte. Ma a questo punto dobbiamo anche interrogarci di che prospettive diamo ai più giovani, perché è inutile dire fate dei figli in più quando voi, cioè queste persone, già fanno fatica ad avere un orizzonte temporale con un minimo di sicurezza davanti, perché i contratti di lavoro sono precari, non solo per problemi di conciliazione, ma addirittura per problemi di previsione di avere la possibilità di mantenere a lungo i propri figli. Non dimentichiamo che l'Italia è il paese in cui i figli escono più tardi di casa, e non perché sono, come diceva qualcuno, mammoni, e non si capisce perché i papà non c'entrino, peraltro, ma perché
siamo anche il paese in cui l'ingresso nel mercato del lavoro è più ritardato, è molto di più, come dire, precario, con poche garanzie nella casa di perdita di reddito. Ci sono ricerche che mostrano come l'uscita da casa spesso poi si risolva in un ritorno indietro perché non si può più pagare l'affitto, eccetera. Allora, o noi diamo centralità maggiore ai più giovani, a partire dai piccoli, o diamo davvero il segnale che sono importanti, perché non basta solo averne in più, bisogna che li consideriamo importanti e che abbiano, come dire, siano valorizzati per quello che possono fare, si investa sulle loro capacità e si dia loro un orizzonte di futuro maggiore. Quindi, altrimenti, onestamente, io capisco che qualcuno pensi, ma perché devo fare un figlio in più? Non tanto perché mi pesa o perché ho paura di non mantenerlo, ma perché non so che futuro avrà, se potrò garantirgli un futuro. Questo che manca, certo. Non solo i sostegni economici. Prendo spunto da... Prego, concluda. No, è che non siamo una società che sta dando alle generazioni più giovani un senso della loro importanza, e lo si è visto anche nella pandemia. Troppo spesso sono stati considerati spendibili, i loro bisogni non messi al centro o addirittura colpevolizzati. E in generale è una società che forse garantisce consumi ai più giovani maggiori di quelli che abbia mai avuto io lungo la loro vita, però che non li considera importanti sostanzialmente, lamentarsi che non sono pochi, sono troppo pochi. Sì. Ci ha messo sul tavolo una serie di elementi intorno ai quali potremmo discutere per 3 giorni, per questo la ringraziamo. Però prendo proprio spunto dalle sue parole e concludiamo con Arianna Saulini, e così poi ci abbiamo la conclusione di questa giornata così importante. Tra l'altro mi veniva in mente, mentre ascoltavo, insomma, qualcuno disse: rischiamo di lasciare per il mondo degli esodati emotivi. Insomma, è un'iperbole, però, per far capire esattamente quali sono le criticità e le difficoltà. Però mi sembra, per fare un sunto conclusivo di tutte le considerazioni che abbiamo fatto, che insomma la famiglia è fragile in questo momento. Insomma, mi sembra che sia purtroppo la sintesi. Ci sono situazioni di solitudine per la famiglia e mi sembra che quell'elemento di comunità e di villaggio, insomma, dobbiamo andare lì attraverso tutte le misure, appunto, che la nostra politica deve mettere in atto per arrivare a quel punto. Cioè il tema è il supporto della genitorialità dall'inizio, ma poi andando avanti. Il supporto alla genitorialità è fondamentale, però quello che forse non ci siamo detti con chiarezza è il fatto che chiaramente non tutte le famiglie hanno gli stessi attrezzi, li avevano per combattere e per reagire di fronte a una situazione come quella pandemica, ma non solo, anche quella ordinaria, diciamo. Quindi ci sono dei forti divari sostanzialmente che riguardano le famiglie e i territori, cioè i divari sono una cosa fondamentale. Quindi laddove le famiglie erano più attrezzate, passatemi il termine, probabilmente la fase pandemica e il lockdown è stato vissuto in maniera diversa da quelle situazioni in cui la famiglia non era attrezzata. E allora, tornando al discorso della comunità educante, è ovvio che laddove nel territorio c'erano dei servizi e quindi che hanno potuto supportare la famiglia, la reazione è stata ovviamente differente. E quindi è per questo che è importante, ed è questo che ci portiamo dietro forse dalla pandemia, da quello che abbiamo riscoperto, e anche l'importanza dei territori, del fare rete, del costruire la comunità educante. Ci sono territori con eccellenti oggi esempi anche di patti educativi, di comunità, che ci mostrano come quando le risorse vengono messe in rete. E prima parlavano giustamente anche lo psicologo da solo non può salvare la situazione, ma se è messo in rete con altre figure, con gli educatori, se esiste nella comunità una rete che può sostenere la famiglia e il ragazzo, perché anche il ragazzo è il protagonista di quello che è la sua vita, allora i territori riescono a reagire meglio. Soprattutto, e non ce lo scordiamo, parlavamo di povertà, che c'è un forte divario, cioè ci sono situazioni di enorme fragilità in alcuni territori. E quindi sono quelli i territori da cui ripartire e su cui investire in prima battuta, cioè quei territori dove questa rete è più fragile. E il supporto alla genitorialità, mi leggo a quello che si parlava, parte da subito, dalla prima infanzia, dal momento della gravidanza. Sono state fatte delle mappature su quelle che sono i servizi, consultori familiari, centri per le famiglie, che offrono
chiaramente dei servizi diversi. Allora la sfida in questo momento è mettere a sistema tutto quello che c'è nei territori, garantire che ci siano, perché ci siano pari opportunità per i ragazzi, perché oggi, diciamocelo, fondamentalmente abbiamo delle forti discriminazioni per i ragazzi sulla base di dove vivono, dove crescono, e non vuol dire solo tra nord e sud del paese, che va sfatato anche questo pregiudizio. È all'interno della stessa regione, all'interno della stessa città, cioè qua a Roma crescere in un quartiere, in un altro, un po', non è la stessa cosa. E mi viene in mente, e penso che Roberto tu sia assolutamente d'accordo, che però un pezzetto di responsabilità ce la dobbiamo prendere anche noi, soprattutto chi fa televisione e radio, perché le famiglie con più difficoltà non sono tra quelle che, come dire, sono forti lettori, ma guardano molta televisione. E allora, se noi continuiamo a dare a queste famiglie dei messaggi televisivi divisivi o, come dire, che enfatizzano certi aspetti della vita, come se essere celebri o essere ricchi sia l'obiettivo della vita, è chiaro che rendiamo molto più complicata tutta la faccenda di aiutarsi. Quindi io spero, lo dico francamente, che dopo alcuni decenni di messaggi televisivi che non hanno prodotto un granché, perché se ci guardiamo intorno abbiamo un tasso di scolarità molto basso, un tasso di ragazzi e ragazze con grandi difficoltà psichiche e psicologiche, e delle famiglie che si sentono sole. Ecco, allora, archiviamo questa televisione e pensiamo ad altro. Io non solo mi associo a ciò che dici e vado un pochino più avanti. Credo che generalmente il tema del disagio in questi anni sia stato raccontato male, perché è stato raccontato brevemente. Non si possono fare in televisione servizi di un minuto e mezzo su un disagio come questo, non si possono fare 20 righe su un giornale. Allora, se si decide di parlarne, bisogna fermarsi. Qualche volta ci siamo riusciti, qualche volta no, però credo che questo sia un passaggio intorno al quale tutti noi dobbiamo impegnarci, Maria. Hai perfettamente ragione. Grazie a tutti, grazie. Maria, allora, grazie intanto a tutti, appunto, insomma, gli ospiti di questa mattina, grazie, buon lavoro. Maria, credo tu... Io purtroppo vi devo lasciare, ringrazio la ministra Bonetti per avermi dato la possibilità di ascoltare delle opinioni così interessanti, vi auguro un completamento, Roberto, della mattinata bello come è stato finora, e sarà così, e soprattutto ai ragazzi che sono spariti e che volevo salutare, okay, giustamente. Insomma, sono molto, molto curiosa di vedere i lavori, ce lo farete sapere. Grazie a tutti, ciao Maria, Roberto, buon lavoro, grazie. Grazie. Allora, Ministra, fate la sintesi di questi due incontri e poi magari la inviate a famiglie, a docenti, insomma, perché credo che tanti spunti siano molto importanti, insomma, siano usciti in questa oretta di confronto. Allora, avviamoci verso la conclusione di questa giornata così importante. Io voglio chiamare sul palco Sergio Bottiglioni, membro dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, che è rappresentanza della Federazione Italiana dello Scautismo. Eccoci qui, ben trovato. Vorrei alzarmi, ma ho il microfono staccato, perciò se mi alzo non mi sento più. Chiedo perdono. Ci presenta un po' quelle che sono anche le linee guida, insomma, ci dà un po' il senso del lavoro. Prego, sì. Prego. Bene, grazie. Buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno Ministra, buongiorno Consigliera, buongiorno colleghi dell'Osservatorio. Il mio compito è quello di dirvi alcune parole su, appunto, le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che sono certamente un bellissimo prodotto del lavoro condotto in seno all'Osservatorio, prima attraverso un gruppo specifico che seguiva il tema e poi attraverso un bellissimo lavoro intergruppo che ha visto quindi il contributo di persone provenienti da altri ambiti di lavoro. Quindi oggi abbiamo fra le mani un documento che si sta completando, che è certamente un documento corale che raccoglie diverse sensibilità e quindi molto maturo, che consegneremo appunto all'Italia e che è un primo passo molto concreto per dare attuazione anche alle sollecitazioni, come abbiamo sentito, che provengono dall'Europa. Allora, il tema centrale è questo: convocare i ragazzi e farli sentire parte della costruzione del bene comune
è certamente un fatto molto strategico per la loro educazione e per aiutarli a maturare questo senso di appartenenza. Oggi abbiamo citato più volte il tema del futuro, diritto al futuro è il titolo di questa giornata, e allora dobbiamo restituire ai ragazzi la speranza di un futuro che anche prima della pandemia appariva come minaccioso, come ombre all'orizzonte, e che oggi forse è ancora più negato, con una ripresa post-pandemica che vediamo essere rallentata se non interrotta, e quindi aleggia questo fondo di tristezza, di incertezza, che per chi si occupa di educazione è drammatica, perché se nella testa dei ragazzi passa l'idea che non vale la pena impegnarsi oggi e investire oggi per costruire un domani per cui valga appunto la pena essersi spesi, siamo veramente tutti fregati. E allora il tema di coinvolgere i ragazzi, di ascoltarli e di farli partecipare è centrale. Vi faccio un esempio. Nella gestione della pandemia, penso alla scuola, no? I ragazzi non possono essere visti come dei meri applicatori di regole e seguitori di protocolli, ma devono diventare parte attiva nella gestione del bene comune che lì è la salute della scuola, la salute della classe. E questo va fatto in maniera intenzionale. Non si raggiunge il risultato senza di loro. E questo mi pare un elemento assolutamente fondamentale. Le linee guida quindi presentano forse questo sguardo nuovo, potrei dire, no? I documenti che parlano di partecipazione ne abbiamo tanti, li citiamo nelle linee guida, tante organizzazioni e associazioni negli anni hanno scritto su questo. Forse un po' il tratto di novità del documento che oggi presenteremo è quello di estendere il concetto dell'ascolto e partecipazione dalla sola tutela di un diritto a quello di un'opportunità. E questo è veramente il tratto centrale. È un diritto, l'abbiamo sentito, un diritto fondamentale che è sancito con un articolo specifico e che permea tutta la Convenzione ONU, ma è soprattutto una grandissima opportunità. È un'opportunità per i ragazzi, un'opportunità di educarsi, di appunto fare esperienza di impegno civico, di crescere come cittadini, di pensare di poter dire la loro, e poi è anche c'è un altro tema fondamentale, che far partecipare i ragazzi è un'opportunità incredibile anche per la collettività. Una società che non si alimenta del potenziale generativo dei ragazzi, che non ne ascolta la voce originale e il pensiero interessante, è una società sterile che non riesce a rinnovarsi, che si chiude in se stessa e che perde questa occasione appunto di crescita. Quindi i ragazzi possono essere veramente dei portatori di un pensiero interessante. Questo mi viene da dire anche rispetto ai bambini e alle bambine di età piccola, che devono essere riconosciuti come dei soggetti che per la loro età evidentemente però sono già portatori di un loro pensiero originale e maturo e che merita di essere appunto ascoltato e valorizzato. Quindi l'ascolto e la partecipazione certamente hanno a che fare con contesti specifici, pensiamo a situazioni molto particolari, quelle legate alle vicende giudiziarie, alle questioni mediche, di abusi o altro, ma noi vorremmo che queste cose diventassero prassi anche nella vita ordinaria dei nostri ragazzi, che è la famiglia, che è la scuola, che sono le associazioni, che sono la partecipazione ai gruppi sportivi e altro. Dobbiamo promuovere una ordinarietà della pratica, della partecipazione e dell'ascolto dei nostri ragazzi. Questa cultura e quindi anche il ruolo degli adulti, no? Non ci piace tanto l'idea che passi il concetto che questo è una rinuncia a spazi di potere, come se il potere fosse qualcosa da contendersi e soprattutto da sottrarre agli altri. Non è questo, è un'opportunità collettiva e appunto che porta un beneficio per i ragazzi medesimi e per la collettività tutta. Allora, le linee guida, oltre che fissare i principi, che sono un po' queste cose che vi sto cercando di dire velocemente, gli obiettivi, lo sguardo, provano anche a dare delle indicazioni operative per poi sperando che arrivino insomma nei diversi contesti e che possano suscitare così delle buone pratiche. Allora, le prassi operative devono
innanzitutto basarsi sull'idea che i percorsi di partecipazione devono essere attuati con una logica di processo. Non ci possiamo limitare al solo momento della consultazione dei ragazzi, ma abbiamo bisogno di costruire tutto il percorso, che vuol dire curare la parte prima, facendogli fare magari anche esperienza, aiutandoli a maturare un pensiero che poi porteranno agli altri, curare la fase della consultazione in cui in logica contributiva, col bel ragionamento che si è fatto prima, i ragazzi vengono e portano un loro contributo e quindi non è una pretesa narcisistica di imporre il mio punto di vista, ma è dispongo il mio pensiero in una logica di contribuzione, quindi insieme agli altri, per costruire un qualcosa che è superiore al mio solo contributo, no? E poi la fase finale di restituzione. I ragazzi devono avere l'idea che quello che fanno è utile, che porta a un miglioramento, che genera uno step over, insomma un passo avanti, no? Quindi la logica di processo. Tutti questi processi sono conditi e pitturati dalle parole chiave autenticità, concretezza, cura, responsabilità e soprattutto la fiducia che crea delle basi sane di relazione fra il mondo degli adulti e il mondo dei ragazzi. Agli adulti non è chiesto di mettersi da parte, di lasciare liberi i ragazzi di fare quello che vogliono, è chiesto in maniera anche complicata, devo dire, di provare con un equilibrio a lasciare spazio e ad accompagnare i percorsi. Allora, intanto grazie. C'è un passaggio delle sue parole quando dice i ragazzi sono portatori di pensiero interessante. È molto bella, perché interessante la stessa radice di interesse, cioè ascoltare i giovani è nell'interesse della collettività, non è solamente nel loro interesse. Perciò grazie davvero per tutto ciò che ci ha detto. C'è una proprio considerazione conclusiva, proprio pochi secondi, perché andiamo un po' velocemente, che siamo un po' in ritardo, Bottiglioni. Vuole fare una considerazione conclusiva, dico? Sì, ho veramente l'unica cosa che vorrei dire, proprio una battuta, è questa, che è molto importante. Oggi siamo abituati a vedere i ragazzi che partecipano sono quelli che hanno una vocazione naturale, un istinto, delle attitudini e non hanno troppo paura di mettersi in mostra. Ecco, l'altra sfida che noi vorremmo lanciare è quello di promuovere pratiche partecipative inclusive che diano spazi alle fragilità, alle persone che fanno fatica a tirare fuori la voce e quindi accompagnarle anche con degli interventi di mediazione culturale, linguistica, a seconda appunto dei casi, quindi dare la possibilità a tutti di esprimersi. E allora su questo noi ci lasciamo. Grazie Sergio, grazie Bottiglioni, Bottiglioni per il suo intervento stamattina. Allora voglio chiamare invece e vogliamo ascoltare Carmela Pace, che è presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF. Eccola qui, buongiorno, ben trovata, prego, che ci racconta anche dell'organizzazione del laboratorio che è dedicato alle scuole. Eccola qui, prego, prego, Presidente, prego, si segga, così è più comoda. Allora, prego, a lei. Grazie, buongiorno. Intanto buongiorno a tutte le autorità, ai colleghi e alle colleghe. Prima di lasciare la parola al portavoce degli studenti, delle studentesse degli istituti comprensivi Manin e Visconti di Roma, vorrei, a nome del Comitato Italiano per l'UNICEF, ringraziare la Ministra per le Pari Opportunità alla Famiglia, professoressa Elena Bonetti, e la Presidente della Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, Lucia Rozzulli, per l'opportunità di contribuire alle celebrazioni istituzionali della Giornata Italiana dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, facilitando il contributo diretto dei ragazzi e delle ragazze all'iniziativa in un momento storico così complesso in cui l'attenzione alla loro voce è ancora più importante. Il diritto all'ascolto, e oggi l'abbiamo sentito ripetere da tante voci qui presenti, e alla partecipazione dei più giovani relativamente alla questione che li riguardano, è uno dei principi cardini della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ed un criterio di metodo che l'UNICEF, che quest'anno celebra il suo 75° anniversario, cerca di promuovere trasversalmente a tutti i livelli, nella programmazione, nell'attuazione, nel monitoraggio dei propri programmi, nonché nel lavoro con le istituzioni ed i partner. L'ascolto delle considerazioni delle persone minorenni e la loro traduzione in azione ad esse rispondenti
e un investimento per il futuro. È un processo che richiede sensibilità, tempo, metodo e risorse. L'Osservatorio Nazionale sui diritti dell'infanzia, di cui siamo membri, ha lavorato alacremente nel corso dell'ultimo anno e mezzo per approdare il testo del quinto piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo svolgimento dei soggetti in età evolutiva, il quale per la prima volta ha assunto l'ascolto e la partecipazione dei ragazzi come metodologia di lavoro. In continuità con questo percorso e su impulso del Dipartimento per le politiche della famiglia e della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, abbiamo voluto creare oggi un momento di ascolto diretto tra le istituzioni e i ragazzi, perché crediamo fortemente nel ruolo che questi ultimi come agenti del cambiamento. Sono molto lieta dunque di lasciare la parola alla rappresentanza di giovani che meglio di chiunque altro saprà illustrarci gli esiti del modello di progettazione partecipata al centro del programma UNICEF, scuola amica dei bambini e delle bambine e degli adolescenti, è finalizzata a favorire i processi di ascolto e tenuta in considerazione delle loro istanze in ambito scolastico. Vi ringrazio per l'attenzione e diamo la parola ai ragazzi. Allora, diamo, eccoci qui, grazie Presidente. Diamo la parola ai ragazzi, eccoli qui anche alcuni rappresentanti del gruppo di studenti delle scuole medie che ha partecipato al laboratorio. Eccoci qui, provo ad alzarmi anche se il microfono lo tengo in mano. Prego! Allora, fateci vedere. E soprattutto ci raccontate voi il lavoro che avete fatto. Prego. Come ti chiami? Buongiorno a tutti, io sono Naima Giudice, della classe terza C dell'Istituto Comprensivo Visconti. L'incontro di oggi è la fine di un bellissimo percorso che abbiamo cominciato in classe e abbiamo avuto modo di riflettere sulla Convenzione ed è emerso un diritto, ovvero quello alla salute. Tra i diritti fondamentali che abbiamo individuato durante questo percorso abbiamo trovato quello alla salute, dovrebbe essere, ecco, qui. Abbiamo riflettuto e abbiamo trovato il centro della nostra proposta e della nostra richiesta riguardo il diritto alla salute è l'educazione, l'informazione, l'insegnamento, cioè vogliamo sapere le conseguenze dobbiamo avere educazione sessuale, vogliamo sapere le conseguenze dei nostri gesti che potrebbero cambiare la nostra vita da un punto di vista salutare, come l'uso del fumo, delle droghe, dell'alcol. Si è ripetuta diverse volte nell'albero, l'albero della salute, ed è al centro, qui c'è l'educazione, l'educazione è al centro, secondo noi, del diritto alla salute. Andiamo avanti, prego, raccontaci. Buongiorno a tutti, io sono Caterina della terza B dell'Istituto Comprensivo Daniele Manin e nella nostra classe invece è emerso tanto il diritto alla non discriminazione, che secondo noi è il diritto più importante tra quelli proposti dall'UNICEF, che la discriminazione, l'uomo discrimina, giudica e pregiudica tutto ciò che è diverso dalla sua mentalità e idea. Questo, soprattutto durante il Covid, è avvenuto sui social. Noi invitiamo tutti i ragazzi ad aprirsi e confidarsi con adulti come tutori legali e polizia postale per educare i ragazzi a accettare queste cose e a dirle agli adulti. Poi noi dovremo accettare tutte le cose diverse dalle nostre idee. Ma che bello, bravi. Salute, protezione dalla violenza, non discriminazione, istruzione, educazione. Fatevelo forte l'applauso, bravi.
Bravissimi. Posso chiedere, me lo dite tutti velocemente, avete sentito stamattina i grandi che parlano di voi. Mi dite qualcosa a voi, di noi grandi, in qualche caso anche anziani, tipo me. Avete sentito, no? Cioè, abbiamo vissuto insieme, stiamo purtroppo ancora vivendo un momento molto complicato. Ci dite voi come vedete noi? Comincia tu, dai. Allora, per me gli adulti dovrebbero avere un sostegno morale ai ragazzi, però farsi anche non troppe domande nei ragazzi, perché vorremmo la nostra... cioè senza stressarvi? Sì. Ecco, insomma, questo è il senso. Ho una figlia quindicenne, perciò ti capisco. Mi dici anche tu? Secondo me gli adulti, come ha detto Luigi, comunque ci dovrebbero aiutare, perché siamo, cioè, da un sacco di tempo stiamo comunque cercando di combattere tutta la discriminazione, come abbiamo parlato. E gli adulti ci potrebbero aiutare di più e farci capire che comunque siamo perfetti per qualunque cosa abbiamo di diverso rispetto alle altre persone. Tocchi un tema, guarda, hai toccato un passaggio, potremmo anche qui star qui, anche soprattutto insieme a voi per giorni a parlarne. Prego. Gli adulti possono costruire il mondo per noi che poi saremo grandi. Gli adulti possono parlare, ma anche fare qualcosa che ci possa aiutare, non soltanto, cioè bisogna anche fare, non soltanto pensare, qualcosa per noi, perciò qualcosa non, che ci non possa solo aiutare. Parlare, esatto. Non solo parlare, insomma, ma fare cose pratiche, prego. Gli adulti sono una grandissima parte della nostra società e appunto è grazie a loro che noi da grande diventeremo comunque delle persone mature. Appunto sono quelle che ci aprono gli occhi al mondo e che ci spiegano appunto come diventare persone brave, appunto, che non discriminano, e che sin da quando siamo piccoli ci insegnano come comportarci per avere in un'ottima società, nella società appunto. Guardate, chiudo, avete espresso tutti dei concetti importantissimi con il tuo. Questi ragazzi qui nel loro DNA non hanno divisione, hanno il senso dell'inclusione, non c'è diversità. Anche tra noi, anche tra i più illuminati, abbiamo ogni tanto qualche resistenza culturale perché apparteniamo a un altro millennio addirittura. Ma insomma questi ragazzi non ce l'hanno. Facciamo, vi fate l'ultimo grande applauso. Bravi, bravi. Allora grazie, prego. Stato molto felice insomma di aver parlato un po' con voi. Allora a questo punto ce ne andiamo verso la chiusura. Intanto invito sul palco la ministra Bonetti, che ringrazio, la senatrice Ronzulli, i dirigenti scolastici delle scuole che appunto accolgono le richieste dei ragazzi. E c'è ministra. Allora, prego. Credo che ci sia momento della, come dire, anche del riconoscimento, no? Nei confronti del lavoro che viene fatto. Eccoci qui, prego, buongiorno. Ministra, a lei. Eccoci. Allora, credo che non sentiamo la ministra. Cambiamo microfono. Io? Allora, noi, questo è il momento... Delle conclusioni? No, le conclusioni vengono dopo. Questo è il momento in cui consegniamo per l'impegno, per l'ascolto ai ragazzi. C'è un passaggio dei Tozzetti a memoria di questa giornata. E credo... No? È questa la scaletta, vero? Allora, lo facciamo adesso, se no... Eccoli qui, ecco. grazie, credo che questi appunto, questi sono, lo dico io, tenga ministra, lo dico io, i Tozzetti sono realizzati dalla cooperativa sociale Nesi Sonlus, che opera presso l'istituto penale per i minorenni di Nisida, ecco qua, e credo che debbano essere consegnati, facciamo un applauso ai dirigenti scolastici, uno ciascuno, due Tozzetti appunto, In ricordo di questa giornata così importante. Prego, no, ministra, e poi ci però allora dico così. Due parole prima, insomma, le anticipo. Intanto è un modo per ringraziare, quindi consegno alle due dirigenti, e ringraziare attraverso voi tutto il personale docente, il personale scolastico, ma soprattutto i ragazzi e ragazze che si sono messi in gioco. E oggi noi abbiamo fatto una scelta importante, un po' rivoluzionaria,
ma abbiamo il cuore dell'essere rivoluzionari come gli educatori devono saper essere, e sappiamo che anche nel ruolo istituzionale che interpretiamo, nel ruolo pubblico dello Stato, c'è un potere istituente della scelta educativa che deve diventare la cifra di un'azione concreta che la politica deve saper mettere in campo. Scegliere di mettere al centro di questa giornata istituzionale la voce delle ragazze e dei ragazzi, di far sì che questa giornata non sia una giornata che parli di loro, ma che sia una giornata che parli con loro e per loro, e che dia voce a questi ragazzi perché diventino la voce che costruisce un progetto di paese, credo sia il segno che l'Italia fa un primo passo con questo Piano Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza per rendere concreta l'ambizione di davvero dare compimento alla Convenzione ONU. Quindi vi ringrazio perché avete permesso che tutto questo fosse possibile. Grazie, grazie. Ministra, rimaniamo qualche minuto allora per le conclusioni. Insomma, questo va nel senso, noi ne parliamo spesso, va nel senso di tutto il lavoro che questo governo sta facendo sui diritti dell'infanzia, sui diritti dell'adolescenza. Vogliamo fare un punto conclusivo. Allora, innanzitutto ho già anticipato che credo che il segno di questa giornata concluda in qualche modo e apra un nuovo percorso. L'intuizione che dall'inizio abbiamo avuto insieme a tutto l'osservatorio nel voler definire una nuova progettualità di paese attraverso il nuovo piano. Mi sembra evidente dalle ultime parole che abbiamo sentito, che hanno in realtà ricomposto in modo molto sapiente tutta la bellissima e intensa mattinata, di cui davvero sono profondamente grata a tutti coloro che hanno voluto partecipare e portare un loro contributo, hanno colto nel segno, in quella richiesta che, grazie, la ringrazio di averlo fatto, ha chiesto ai ragazzi nei confronti del mondo adulto, che è quello che il nostro Paese deve fare un passo avanti sulla maturità, lo vuole fare, lo ha fatto attraverso questo piano, nella costruire con concretezza una prospettiva di futuro. Quel diritto al futuro, che è il titolo di questa giornata, coniuga il tema del diritto con il tema della prospettiva, mette il diritto in una dimensione di dinamicità, di processo, come è stato richiamato. E questo significa che le politiche, le istituzioni, devono assumersi la piena responsabilità di farsi animatrici nel paese di questi processi. Processi di coinvolgimento, lo ha detto prima Sergio Bottiglioni con grande chiarezza, nel protagonismo delle ragazze e dei ragazzi, eradicare definitivamente quel fraintendimento inaccettabile che coglie nelle bambine e nei bambini i cittadini del domani e riconosce finalmente alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ragazzi, una dimensione compiuta di cittadinanza che è quella che la loro età, la loro dimensione di umanità consegna, portatori, lo dice sempre la Garante, di diritti, non soggetti di diritti, che hanno diritti, non oggetto di destinazione, ma soggetto portatore. E ogni volta che la nostra Costituzione parla di diritto, parla in automatico anche di quella responsabilità di concorrere, del contribuire, e quindi un riconoscimento fattivo di un protagonismo. Quindi bene le proposte che sono arrivate, questi percorsi di coinvolgimento. La politica, però, per dare una risposta chiara a questa visione, credo che debba avere tre elementi in mente. Serve una direzione, serve una visione e una direzione chiara. Serve una capacità di definire una strategia, quello abbiamo voluto fare nel piano, azioni concrete, obiettivi, monitorabili. Questo è difficile farlo perché ogni volta che si fissa un obiettivo che è quantificabile nella qualità e nella quantità e che in qualche modo definisce dei percorsi che si devono attivare, è evidente che questo significa che tu devi poi rendere conto del tuo impegno, del compimento. Quindi da un lato è uno strumento fondamentale per rendere concreto l'attuazione, non solo pensare ma anche fare, ci hanno appena detto. Dall'altro lato, questo significa che sei obbligato a rendere conto alla storia, al paese, ma questa è la responsabilità della politica,
avere anche un senso di restituire un mandato che il Paese viene consegnato a noi, perché deve essere attivato il percorso del dopo, di un processo che noi dobbiamo saper animare. E il terzo tema è il tema che la concretezza delle risorse e delle azioni deve costruire alleanze e connessioni nel Paese. Non c'è nessuna azione che può essere fatta nei confronti delle ragazze e dei ragazzi, delle bambine e dei bambini, che possa essere efficace se non coinvolge l'intero Paese, le istituzioni, la scuola, le imprese, le famiglie, la cultura. È evidente che noi dobbiamo costruire queste nuove alleanze. Il compito ovviamente nostro è quello di favorirle, coordinarle, attivarle, alimentarle in quella dinamica di cura, di prospettiva. E chiudo dicendo che in qualche modo, devo dire, non cercato, ma la storia irrompe e ci indica ulteriormente il passaggio, questa giornata celebra una giornata importante il giorno dopo dell'approvazione in Consiglio dei Ministri dello schema per il decreto per l'assegno unico e del primo passaggio di approvazione della riforma delle politiche familiari del Family Act, e precede un passaggio in Consiglio dei Ministri di definitiva approvazione, poi verrà promulgato dal Presidente della Repubblica, del Piano Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza. C'è un ponte tra questi appuntamenti che costruisce la concretezza di un Paese che sceglie di investire nelle politiche familiari, nelle politiche educative, che sceglie di destinare risorse fattive di prospettiva concreta, un atto rivoluzionario, alle nuove generazioni, e che nello stesso tempo su questo si definisce un Paese che finalmente vuole liberare fattivamente il protagonismo delle bambine e dei bambini, non dimenticando nessuno, colmando tutte le disuguaglianze, ma soprattutto riconoscendo quel termine del riconoscimento, riconoscendo che lì c'è l'intuizione del futuro che noi dobbiamo rendere possibile. Questo lo diceva Don Milani. Ecco, giovani profeti e vecchi sognatori, ha detto Papa Francesco, io credo che il nostro Paese oggi debba fare questo, creare questa nuova alleanza tra i giovani profeti che ci hanno raccontato la profezia del domani e i vecchi sognatori che pensano che oggi valga ancora la pena investire tutta la nostra scelta di Paese perché questo futuro, questo sogno possa diventare possibile. Grazie. E appuntamento all'anno venturo per una giornata come questa. Esattamente. Eh? Ministra, grazie. Grazie di cuore a lei. Grazie. Insomma, siamo arrivati al finale di questa bellissima mattinata. Io ringrazio la Ministra Bonetti per avermi voluto qui. Davvero lo dico con tutto il cuore e ringrazio tutti voi. Sentiamo già un leggero profumino. Insomma, siamo andati un pochino in là col tempo, ma credo sia stato davvero tutto molto interessante. Grazie Ministra e grazie a tutti voi. Grazie. Allora, volevo annunciare che prima di passare al momento del rinfresco, avverto che tutti i relatori avranno in consegna il tozzetto di ceramica realizzato dalla cooperativa Nesis e Ollus, che collabora con l'Istituto Penale dei Minorenni di Nisida. È un tozzetto realizzato di ceramica artigianale che porta proprio l'immagine e la scritta dedicata all'iniziativa di oggi. Dunque, invito tutti i relatori presenti in sala ad accomodarsi per la consegna del tozzetto.